Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa diretta organizzata dal Mensa Italia, che ci state seguendo o nel gruppo ufficiale del Mensa o sulla pagina o sul canale YouTube. Quindi insomma un saluto ai soci, alle socie e a tutti gli amici e le amiche invece che seguono le nostre attività. Ricordiamo che il Mensa è un'associazione internazionale senza scopo di lucro che raccoglie persone con un elevato quoziente intellettivo con l'obiettivo di creare innanzitutto una comunità, quindi un luogo di confronto e incontro, e poi quello di stimolare, di incentivare l'utilizzo dell'intelligenza, di interrogarsi su come questa si intrecci con i temi che ci appassionano. E il tema di oggi è un tema che a me personalmente appassiona moltissimo, è quello del gioco. In realtà questo è vero per molti mensani, non per tutti, del resto una delle caratteristiche più belle della nostra associazione è proprio l'eterogeneità. Il fatto che è difficile trovare un socio uguale all'altro, e lo stesso vale ovviamente anche per i nostri interessi. Però è corretto dire che molti di noi sono appassionati di gioco in tutte le sue forme, soprattutto quando questo presuppone l'utilizzo dell'intelligenza logica. E oggi ne parliamo appunto con un socio Mensa, ossia Dario Massa, game designer specializzato nel gioco analogico e dal vivo. Ha progettato giochi da tavolo, enigmista, escape room, giochi dal vivo e esperienze di realtà virtuale. Come teorico, insegna game design in scuole pubbliche e private e tiene conferenze nelle principali fiere di settore. Adesso lo introduco. Eccoti qua. Ciao a tutti, ciao a Ciao tutti, Dario, come stai? buonasera, ciao Manuel, tutto bene, tu? Hai Bene, le tue cuffie sono di una bellezza struggente. visto? Le ho trovate in uno scrigno del tesoro sotto la scrivania. Ah, che meraviglia, Tra pensavo di l'altro, non hai trovarti. detto Cosa che, so non hai detto che dici? siamo, sono anche coautore con te di Dogma e Squillo City, tra L'avrei detto l'altro. adesso, l'avrei detto adesso, dicendo in realtà, al di là della presentazione formale, noi siamo amici perché siamo soci Mensa e abbiamo collaborato alla realizzazione di più giochi e di giochi, fra l'altro, di cui è prevista l'uscita in futuro. Allora, Dario, insieme, in realtà la condurrai tu, però usami come spalla sostanzialmente, terremo questa chiacchierata dedicata alla storia del gioco e al gioco nella storia. Quindi partendo, insomma, da Esatto. aneddoti, per poi immagino trarre invece considerazioni più generali su quello che è il gioco, insomma, che fra l'altro, questo lo dico a beneficio di chi ascolta, io mi sono permesso di correggere, diciamo, l'abstract che Dario mi aveva fornito sulla conferenza, che apriva definendo il gioco un bisogno primario dell'essere umano. Io avevo qualche scrupolo dicendo, in realtà, per bisogno primario si intende la fisiologia, quindi non, mangiare, dormire, espletare funzioni fisiche. In realtà questo Dario mi dice è dibattibile. Perché sappiamo che gli animali in cattività, se non viene consentito loro di giocare, in realtà hanno conseguenze molto serie. Quindi adesso ti passo la parola, però resto qui, insomma, in ascolto e pronto a dialogare con te. Ah, perdonami, Dario, Esatto, diciamo che. Dimmi, dimmi. ultima cosa dico, a parte che vedo che ci stanno salutando le varie persone che si sono sintonizzate, ci stanno già seguendo sui vari canali in più di 200. Questo purtroppo Dario devo leggerlo. Ricordiamo che Dario ha anche fatto il pupo nella più bella secchione. Il pupo. Insomma, tanti ci seguono. L'avevo oculatamente lasciato celato nella bio. Invece ce lo ricordavo subito. Allora, tra l'altro saluto anche Ciao Marco Sergio. Albiero. Esatto, saluto Sergio che ci sta inseguendo in regia e credo di aver detto che ci sta inseguendo in regia. Comunque, a cui ricordo insomma di far vedere vari commenti nel mentre, ma specificando a chi ci segue che se hanno delle domande, invece risponderemo con piacere alla fine de della prima parte dedicata alla chiacchierata. Quindi Dario, io adesso ti passo la parola restando qui a disposizione. Va benissimo, come hai detto, il talk è sulla storia dei giochi, quindi sarà un po' aneddotico, racconterò delle curiosità sulla nascita di questi giochi. Vi invito comunque ad approfondire nel caso dovesse interessarvi l'argomento su tantissimi libri che sono stati scritti, su cui io stesso mi sono documentato, quindi non voglio essere promotore della verità assoluta da solo, ma ci sono tantissimi giochi come il Dizionario dei giochi di Zanichelli, che ormai è fuori catalogo, ma anche Storie di giochi di Andrea Angiolino, che è uno dei più grandi game designer attualmente. In attività, ci sono tantissimi libri che narrano le storie del gioco, tantissimi saggi, tantissime cose. Ne racconteremo un po' oggi e finiremo, come ha detto Manuel, con qualche piccola digressione filosofica su se il gioco è un bisogno primario, un bisogno secondario. Diciamo che è dibattuta la questione. Io l'avevo, come ha detto Manuel prima, l'avevo messo come bisogno primario nell'avvio, un po' come semi-provocazione
Ma in realtà non è completamente priva di argomentazioni questa visione, perché appunto molti etologi hanno fatto notare che gli animali, in mancanza di possibilità di giocare in cattività, vengono sottoposti a un enorme stress, addirittura diventano non fertili. C'è l'idea che magari i panda, per esempio, potrebbero essere poco fertili proprio perché sono in un ambiente poco consono a scaricare lo stress. Quindi questo sarebbe di fatto una necessità primaria, non tanto come il cibo, che se non ce l'hai muori istantaneamente, ma per esempio come il sesso, altra provocazione, che se non lo fai non muori istantaneamente, però diciamo che non vivi con serenità la tua esistenza. Quindi Chiarissimo, potrebbe essere visto mi come sembra proprio primario. un'analogia quella del sesso. Esatto, il sesso potrebbe essere un'analogia migliore. Ci sono tantissime cose da dire, le diremo alla fine di questa chiacchierata, potremo parlare insieme, perché c'è da dire che, per esempio, molti dicono che è strano come bisogno primario perché non ha mai generato, fino agli ultimissimi anni, un mercato enorme, un mercato incredibile, quando invece il sesso, il cibo e tutti gli altri bisogni primari hanno generato fin dall'antichità dei mercati, degli scambi tra le persone che hanno generato ricchezze, insomma. Certo. Il gioco non l'ha fatto fino agli ultimi anni, però ci sono delle spiegazioni che possono essere, diciamo, messe in avanzo in suo vantaggio, diciamo, per spiegare questa cosa. Ci sono delle spiegazioni possibili a questa cosa. Comunque, per quanto riguarda la storia dei giochi, parleremo di tantissimi giochi famosi. Diciamo che la nascita dei giochi principali, le prime testimonianze della nascita dei giochi si perdono nella notte dei tempi, perché è una cosa incredibile, ancora gli storici non hanno studiato a fondo, però per esempio i giochi più semplici come i dadi sono stati trovati sia in comunità eschimesi che egiziane che cinesi uguali, cioè esattamente il dado a sei facce come lo conosciamo, a volte con delle lettere al posto dei numeri, sono stati trovati in dei scavi fossili, in dei reperti archeologici, diciamo, sia in Cina che in Lapponia che in Egitto, quindi in parti completamente distanti, chilometri e chilometri della Terra, estremamente simili tra di loro, cioè quasi identici a come li conosciamo adesso. E purtroppo non riusciamo a fare una distinzione tra dado e astragalo. L'astragalo sarebbe l'osso del piede degli esseri umani che, preso dalle capre o da altri mammiferi medio-grandi, è molto simile a un dado, quindi a volte venivano usati quelli, però hanno solo quattro facce perché sono tetraedrici, e invece in altri casi sono stati trovati proprio dei dadi esattamente uguali a quelli che usiamo oggi. Non siamo in grado di capire quando l'uno e quando l'altro, perché gli storici, cioè i trattati dell'epoca e le fonti che sono state trovate, usano un nome intercambiabile per entrambi gli oggetti. Quindi non sappiamo quando erano astragali presi da ossa e quando erano dadi fatti apposta soltanto per giocare, creati di proposito di forma cubica. Comunque, entrambi questi oggetti ludici risalgono a prima dell'avvento della scrittura. Quindi le persone giocavano già prima di iniziare a scrivere. Nel quinto millennio avanti Cristo già sono stati trovati dei reperti. Quindi questo è estremamente interessante. Ed è ancora inspiegato come sia possibile che dadi uguali siano stati trovati così distanti tra loro sul pianeta. Questo è veramente interessante. Cosa ne pensi tu di questa cosa? E poi continuo. Come la vedi? Mi sottopone un quesito non da poco. Mi viene da ipotizzare che, vabbè, allora la figura cubica come solido, in realtà in pieghi antichissimi, e per questioni proprio di ergonomia non mi stupisce che sia stata utilizzata in culture diversissime tra loro. L'utilizzo poi che ne sia stato fatto, invece, questo è effettivamente affascinante, soprattutto se legato al gioco. Esatto, sì. E come ho detto, alcuni avevano le lettere, altri avevano i numeri, addirittura alcuni erano precedenti alla scrittura, quindi c'erano solo dei simboli che davano l'idea di un qualche tipo di misticismo. Spesso sono stati trovati associati a fenomeni appunto mistici, religiosi, come divinazioni, medium, interpretazione dei sogni, questo soprattutto nell'antica Grecia. Però comunque anche a scopo ludico, spesso. Del resto, Comunque. qua mi permetto di intervenire, un elemento molto importante su cui un designer si interroga sempre molto nella creazione di un gioco è come integrare, se integrare, l'impatto della fortuna. Esatto, Quindi esatto. che ci possano essere dei risvolti mistici proprio, proprio legati a, permettimi di usare l'espressione, di imbrigliare il caso, di interrogare il caso, in realtà non mi stupisce quindi che l'utilizzo del dado possa essere promiscuo sia aspetti religiosi che aspetti prettamente ludici. Esatto. Esatto, questo apre una parentesi gigantesca che non riuscirei a trattare in questa conferenza, perché però Caro. l'influenza della fortuna nel gioco è enorme.
E vabbè, anche parte del significato intrinseco di gioco, cioè senza imprevedibilità nel risultato non si parla di gioco per la maggior parte dei sociologi, non per intesa come fortuna in senso stretto, ma come non sapere a cosa stai andando incontro, un rischio da compiere senza un reale rischio esterno, cioè tu compi il rischio per il puro gusto di compiere il rischio, quindi non devi perderci niente nella realtà. Per questo alcuni teorici del gioco differenziano e dicono che il gioco d'azzardo non è gioco, però di questo abbiamo parlato anche insieme tante altre volte. Tra l'altro sono d'accordo su questa cosa, su Tu questa facevi premessa. notare spesso anche il fatto che in inglese non si dica neanche to play quando giochi d'azzardo. È to gamble, è un'attività Esatto. estremamente specifica. Esatto. Comunque, la cosa interessante da cui volevo partire nella storia del gioco è che il mestiere dell'inventore di giochi, che sia io che Manuel facciamo, è molto, molto, molto nuovo, cioè nel senso è quasi contemporaneo come mestiere, appunto. Ci sono stati diversi inventori o designer o industriali o comunque teorici di altro tipo che si sono cimentati nella creazione di giochi, però uno che per lavoro fa esclusivamente l'autore di giochi è quasi contemporaneo, cioè di quest'ultimo secolo, un'idea del genere. Prima di quest'ultimo secolo non c'è traccia di persone che facessero soltanto questo per vivere. Ci sono, lo vedremo, inventori famosi di giochi del fine 800 e del 900 sono architetti, sono altro tipo di designer di tessuti. Sono inventori. L'inventore in senso stretto invece si è perso come mestiere, l'inventore generico. Adesso non ci sono più gli inventori di mestiere. Prima c'erano e tra le altre cose inventavano anche i giochi. Comunque, diciamo che l'inventore di giochi ha passato tre macrofasi. La cosa divertente di queste tre macrofasi è che una dura quasi tutta la storia umana, un'altra dura pochissimo, un centinaio di anni, un'altra dura un altro centinaio di anni. Quindi quella che dura quasi tutta la storia umana, fino da 5000 a.C. fino al 1800 circa, fino al 1500, dai, insomma, fino al Medioevo, se vogliamo possiamo estenderla fino al 1900, dipendentemente da come la vediamo, è quando non si sapeva chi aveva fatto questi giochi. Quindi c'erano questi giochi, ma non si sapeva in maniera assoluta chi li avesse fatti. E questo diciamo che si arriva fino al 1800, però c'è qualche sprazzo nel Medioevo, qualche piccolissimo sprazzo in cui si parla di autori di giochi non per i giochi. Quindi, per esempio, ti faccio un esempio interessante, c'è un trattato psicologico nel Medioevo che nomina la briscola soltanto per dimostrare che i muti sono intelligenti e non sono stupidi, perché dice: quel ragazzo muto sapeva giocare a briscola. Questa è la prima testimonianza della briscola che abbiamo, non parla della briscola, parla di un trattato psicologico dove l'autore vuole far notare che i muti sanno addirittura giocare a briscola, quindi non sono stupidi, come si pensava a quanto pare Ma sai nel che mi Medioevo. piace moltissimo, perché questa è una riflessione che abbiamo già fatto, però io sono tra coloro che vedono nel gioco, così come in tutti gli ambiti, insomma, di interesse dell'applicazione intellettiva umana, una delle manifestazioni più alte, appunto, dell'intelligenza in quegli ambiti, scusa, l'ho detto in maniera un po' involuta, che possono venire percepiti come inutili. E l'inutilità, in realtà, del gioco, affinché lo si possa considerare ontologicamente gioco, è un elemento importante. Esatto, secondo me è essenziale, nel senso che se tu pensi di trarne un vantaggio non stai giocando, magari quello è comunque un gioco, però se tu lo fai di mestiere solo, e giochi solo per trarne un vantaggio, dentro di te non stai giocando, stai lavorando, stai comunque facendo un altro tipo di attività, anche se quello che si sta esperendo sul tavolo è un gioco. Se tu lo fai pensando, bene, se vinco, vinco dei soldi, oppure nel caso del poker, per esempio, mi gioco la casa, mi gioco la macchina, quello che il tuo cervello sta facendo a livello proprio elettroencefalogramma, non è quello che si vede quando tu giochi, sono altri tipi di attività, tu senti proprio una pressione reale. Invece nel gioco, idealmente, la pressione dovrebbe scomparire quando finisce la partita. Certo, se tu sei in grado di mantenere la tensione che si avrebbe con un rischio reale all'interno di un rischio fittizio e completamente interno al sistema, sei un ottimo game designer. Invece è facile avere tensione se tu stai giocando la casa, non è difficile. Qualsiasi tipo di gioco, anche se io dico tiriamo la moneta, se esce testa perdi la casa, se esce croce non la perdi, genera tensione nella persona che sta lanciando quella moneta, per forza di cose. Chiarissimo, sì, insomma, su questo intervento solo per rilevare che quindi questo nostro correlare l'intelligenza al gioco in realtà emerge in questo documento del Medioevo in cui si porta il fatto che una persona giocasse a briscola, in questo caso muto, a dimostrazione del fatto che fosse una persona intelligente. Mi Esatto, piace questo è rilevare questa cosa. un ottimo parallelismo. E infatti mi sono stupito quando l'ho visto, nel senso che non gli hanno fatto delle domande, non gli hanno posto delle cose di cultura, non gli hanno fatto fare degli esercizi particolari, ma il fatto che giocasse a briscola ha fatto venire l'illuminazione a quanto pare a questo teorico, a questo psicologo, non so cosa fosse, per fargli credere che in realtà i muti no, non fosse una malattia mentale, ma fosse semplicemente una cosa fisica. Molto Comunque dicevo.
La prima fase dei mentori di giochi sta nel fatto che nessuno sapesse chi ha inventato quel determinato gioco. Per esempio, facciamo due esempi illustri per dare un po' di aneddotica e divulgazione così interessante. Per esempio, l'acchiapparello e il nascondino, che sono due tra i giochi più importanti, più famosi a cui giocano i bambini, sono rimasti praticamente invariati dall'antica Grecia ad adesso. È quasi inquietante come ci siano degli affreschi che fanno vedere dei bambini greci giocare con uno che sta appoggiato al muro in questo modo, che sbircia, l'altro che scappa e un altro che si nasconde. Quindi, esattamente come succede 4.000 anni dopo. È quasi incredibile questa cosa. Tutte le restanti arti hanno subito delle evoluzioni quasi incredibili, che sembrano fatte da specie diverse. I bambini giocano esattamente uguale a nascondino nell'antica Grecia e oggi. Questo è molto interessante. Stessa cosa vale per l'acchiapparello, che però ha subito una piccolissima modifica, se non erro. Già allora, già nell'antica Grecia, le mamme dei bambini li minacciavano dicendo che se non si comportavano bene arrivavano dei mostri a mangiarli. Nel nostro caso sono i babau, il mostro di sotto al letto, nel loro caso erano le empuse, che erano dei demoni sostanzialmente al servizio di una dea, della dea Ecate. E dicevano: se voi non fate quello che dovete fare, insomma, quello che si deve fare nella società, viene la empusa che ti prende. Loro prendevano in giro le loro madri giocando al gioco delle empuse, che erano appunto questi bambini che inseguivano altri bambini in acchiapparello. Esattamente la stessa cosa, c'è cioè, Cambiava il testimonianza. tema, sostanzialmente. Esatto, cambia il tema e cambia il fatto che se l'empusa cattura il giocatore, c'è un'immediata inversione di ruoli, quindi la guardia diventa ladro, che c'è ancora in alcune varianti, però non in tutte. In ogni caso è incredibile, secondo me, che due giochi del genere sono rimasti completamente invariati dall'antica Grecia a oggi. Non so, mi sembra veramente strano. Comunque, di fatti, non si sa chi avesse inventato questi giochi. C'è solo una leggenda, cioè, ovviamente i greci. Questa è un'altra cosa super interessante, mi sono dimenticato di dire. Ovviamente i greci facevano una leggenda e un mito di qualunque cosa. Quindi loro avevano in effetti un inventore di giochi, però non era una persona reale, era un mito. Era Palamede, o Palamede, Palamede, credo. Che è un mito del ciclo troiano, un po' meno famoso dei suoi, diciamo, confratelli, dei suoi colleghi più famosi, Achille, Ulisse, eccetera. I greci, per ogni persona, come ben sappiamo, ne creavano un archetipo, cioè una persona, un eroe del mito, per esempio Achille rappresentava l'impeto, la forza, così, mentre a noi è arrivato che Ulisse era l'eroe greco che rappresentava il più furbo dei furbi, colui che era arguto, colui che con l'inganno, diciamo, otteneva la vittoria nelle battaglie. Mentre questo Palamede era ancora più furbo di Ulisse, quindi non è diventato così famoso fino a noi, ma per i greci era molto più furbo di Ulisse, cioè c'era Achille, poi Ulisse, poi Palamede. Che era ancora più furbo, infatti, secondo i greci, lui era, diciamo, gli si attribuisce, ovviamente non è così come abbiamo visto, però i greci erano abbastanza anche loro antropocentrici, grecocentrici, pensavano che lui avesse inventato i dadi, gli scacchi, che poi vedremo che non è assolutamente così, una sorta di prototipo del gioco dell'oca, addirittura le lettere, e non so cos'altro, un sacco di anche l'idea delle sentinelle, un sacco di mosse militari, diciamo, furbe erano attribuite a lui, e soprattutto in un mito si dice che lui ha preso in giro, ha preso per il culo Ulisse, che per noi è l'apoteosi della furbizia. Invece, pare che durante la guerra di Troia Ulisse non ci volesse andare e si finse pazzo. E allora Palamede, siccome lui si finse pazzo e andò sulla spiaggia a seminare sulla spiaggia, facendo finta di essere pazzo, seminare e arare sulla spiaggia con questo aratro, Palamede andò lì e mise davanti all'aratro il figlio di Ulisse. E lui subito lo scansò e capirono che non era pazzo. Quindi questo aneddoto è per dire che anche per i greci Ulisse non era il più furbo dei furbi, ma questo inventore di giochi. Era lui la quintessenza della furbizia e dell'intelligenza. Quindi anche in Grecia, come dicevi tu, per ricollegarmi a quello che dicevi, l'invenzione di giochi, la creazione di questo tipo di dimensioni era imparentata con la furbizia e con l'intelligenza. Chiarissimo, chiarissimo. E lui lo fece, inventò questi giochi per, diciamo, rallegrare i suoi soldati durante l'assedio di Troia, che come sappiamo durò 10 anni. Quindi durante questo assedio lui si inventò gli scacchi, secondo loro, un tipo di scacchi, un tipo di gioco dell'oca, i dadi, disegnando il gioco dell'oca a terra e creando questi dadi con le ossa, per fare in modo che i soldati si divertissero durante questo assedio tremendo. Alcuni suoi capi
Furono i primi nella storia, anche questo ci torneremo dopo se avremo tempo, furono i primi nella storia a provare a proibire i giochi. I giochi sono incredibilmente una delle attività più proibite nella storia dell'umanità. Ci sono un sacco di casi studio in cui papi, generali, qualsiasi tipo di capo di stato proibiva i giochi perché secondo lui erano una distrazione troppo grande per le persone che dovevano fare altre cose. Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove ci sono i ministri che cercano di dirci che i videogiochi generano la violenza o che Squillo incentiva la prostituzione. Avevano degli antenati illustri, queste persone. E questo è anche molto interessante. È molto affascinante questa cosa, dove credo che si incontrino due prospettive completamente diverse. Alla base di chi ha paura del gioco, credo ci sia un timore derivante dall'interpretazione, ossia tu ti cali in prima persona, non è come in un film, come un libro, dove semplicemente fruisci della funzione artistica, ma sei in un certo senso tu a compiere quella finzione e di conseguenza questo ti insegna cose negative. Io credo che venga percepito in questo modo. Quando noi diciamo l'esatto opposto, se tu in un film, ok, puoi presumere che non sia uno snuff movie e che quindi quel che vedi sia finto, ma al lato pratico non puoi essere certo che se viene commesso un omicidio, quell'omicidio effettivamente non sia stato filmato per davvero. Mentre Nel se gioco ne sei certo, nel gioco ne sei certo, sei tu ovviamente. che giocando una carta elimini una creatura e verifichi in prima persona che non stai eliminando nella realtà nessuna creatura. Esatto. Quindi dal nostro punto di vista, in realtà, la finzione ludica è la più sana in assoluto perché ti è chiaro che non stai commettendo quello che il tema invece racconta che tu stia facendo. Però Esatto, penso infatti che anche l'essere fittizio è una colonna portante dell'idea di gioco moderna dei maggiori sociologi, cioè il fatto che se qualcosa ha anche un principio di realtà non è più un gioco. Se, anche come dicevamo in altri luoghi, se una coppia di innamorati litiga davvero perché ha perso una partita a un gioco, il gioco non sta espletando la sua funzione perché stai traslando, stai comunicando qualcosa dal personaggio che gioca al giocatore nella realtà. E quindi è negativa questa cosa. Però non dovrebbe succedere, quindi i quotidiani, i telegiornali non dovrebbero assurgere questa a caso ideale, perché è una cosa molto rara, cioè succede in casi veramente estremi, come può succedere per un film o per un libro. chiarissimo, ma non solo, proprio questa finzione dichiarata rende la finzione onesta, al contrario magari di altri ambiti dell'indagine, insomma, intellettuale umana. Ed è quella che fa sì che l'emozione di cui hai parlato prima, di quella tensione, ma anche proprio la rabbia, la voglia di vendicarsi di quello che ti ha fatto un giocatore, sia sano. È proprio Sfumi, e sfumi per fine quello partita. che rende. Scusami? E sfumi a fine partita. Appunto, Esatto. È proprio perché è sano, proprio perché il non gioco sia però, non è difficile. Il progredisca questa taglio alto a rabbia, dici tu. rendere sana questa interazione. E credo ancora che in chi manca di cultura ludica sia questo a spaventare, ossia vedi persone che sperimentano emozioni negative, ma le emozioni esistono, anzi, è proprio bello usarle. Infatti, io definisco il gioco una palestra delle emozioni, oltre che dell'intelligenza, soprattutto l'intelligenza logico-strategica, ma anche altri tipi di intelligenza. Insomma, io motivo questa avversione nei confronti del gioco, questa paura nei confronti del gioco, con una sana ignoranza, mancanza di conoscenza di che cosa sia sostanzialmente. Può darsi, sono molto d'accordo, ma comunque mi stupisce il fatto che nella storia ci siano decine e decine di eventi di questo tipo. Tra gli altri, per esempio, passando appunto dalla prima fase della storia umana, che finisce più o meno nel Medioevo, alla seconda fase degli inventori di giochi, cioè quando non si sa esattamente chi l'ha fatto, ma più o meno c'è qualche storia, no? Non è leggendario, ma c'è qualcosa, c'è qualcosina. E comunque quando c'è questa qualcosa, questo qualcosina, gli autori di giochi, le storie che vedremo dopo, di autori di giochi che sono quasi la totalità dei diritti. Anche questa è una cosa interessante. Come mai è uno dei motivi per cui il gioco non ha mai generato mercato, non ha mai generato ricchezze? Come mai c'è così tanta difficoltà, è arrivata così tardi il riconoscimento della paternità di un'idea per gli autori di giochi? Lo vedremo dopo. Io penso che ci siano tantissimi motivi. Comunque, ad esempio, uno degli esempi più incredibili di questo fatto, di questa idea della seconda fase in cui si sa più o meno cosa è successo, ma non precisamente, è per esempio l'invenzione del lotto. Allora, nel lotto, a quanto pare, è stato creato un po' da tante, si sa il momento in cui è stato creato, però non è mai giunto a noi, anche se abbastanza vicino, un autore specifico. È stato creato un po' dalla gente, come molti giochi. Ci
successe che quando fu riformata il comune di Genova, che nella storia, non so se sapete che i comuni, anche quello di Firenze dove viveva Dante, per esempio, nel Medioevo, avevano un sistema di governo un po' particolare, cioè le persone che governavano, secondo loro era molto giusto, venissero estratte a sorte. Venivano estratte a sorte, c'erano questi capi che cambiano di nome di comune in comune, il gonfalonier di giustizia, vari tipi di nomi, che ovviamente vengono estratti a sorte tra i ricchi, non è che vengono estratti a sorte tra tutti, però diciamo, era una prima idea di democrazia in cui le persone cambiavano continuamente in maniera che non potessero incollarsi al potere e fare tutte le leggi che andavano a loro vantaggio. Tipo ogni 2 o 3 mesi, addirittura a Firenze ogni 2 mesi venivano cambiati. Però invece a Genova, quando ci fu questa riforma nel 1500, per la prima volta in quel pezzetto di terra ci fu quest'idea di estrarre a sorte. Allora le persone cominciarono a scommettere su quale tizio, su quale nome venisse scommesso. C'era questa grande urna, venivano estratti i nomi delle persone, tipo Manuel Cuni viene estratto e va a fare il gonfalonier di giustizia. Allora le persone dicevano, hanno cominciato a scommettere, secondo me va quello, secondo me va quell'altro, e ci hanno creato questo gioco attorno. E è piaciuto talmente tanto ai capi di Stato che a quel punto, a un certo punto, a ogni nome venne associato un numero. In questo modo venivano estratti i numeri e così nacque il gioco del lotto. E che poi venne esportato da Garibaldi, per esempio, anche a Napoli, dove piacque tantissimo. Addirittura lì il governatore del posto voleva proibirlo. Diverse volte a Napoli volevano proibire il. Chissà perché. Non si sa perché diverse volte a Napoli nella storia si è voluto proibire il gioco, e ogni volta i napoletani sono insorti per evitare questa cosa. Cioè, non insorgevano per la povertà, insorgevano perché non volevano che il lotto venisse proibito. Tant'è, continuo questa storia e poi voglio sentire la tua opinione su questa cosa del proibire anche in tempi antichi, che dopo 200 anni dopo, nel 1700, c'era questo padre, si chiamava Padre Rocco, che era molto molto influente a Napoli. Tant'è che, essendo un religioso, andò da Re Carlo di Borbone e disse: caro re, io voglio proibire il lotto, basta, non c'è, non è religioso, non, le persone si distraggono dalla fede, bisogna assolutamente proibire questo gioco eretico. Ok? Siccome aveva molta influenza, ci fu questa discussione, Re Carlo non voleva assolutamente proibirlo, uno perché portava un sacco di soldi alle casse dello Stato. Due, perché è incredibile, sono le stesse motivazioni che si chiamano adesso. Due, perché altrimenti poi sarebbero andati a giocare dai cattivi, dai delinquenti, il gioco organizzato contro lo Stato. E quindi il re diceva: no, meglio che lo organizzo io, evitiamo che le persone vadano dalla malavita. Trovarono un escamotage, trovarono un accordo. Il gioco continuò a essere fatto tranne durante le festività natalizie. Senti bene, stavo tranne durante le festività natalizie. Cosa è successo? Che i napoletani si sono organizzati da soli e l'hanno fatto anche loro durante le festività natalizie, però a casa, con delle cartelle fatte in casa, ed ecco qui la tombola. E quindi, dopodiché, vabbè, non sono riusciti a proibirlo, la tombola ha spopolato, è andata anche in altre nazioni, perché poi si è introdotta la smorfia, che era il libro per, diciamo, interpretare i sogni, quindi le persone Disegnare giocavano i numeri, sì. giocavano i numeri in base ai sogni, c'è stato questo successo incredibile che non è più stato arrestato, però tutto nasce dal proibizionismo del lotto, altrimenti la tombola non sarebbe mai nata. Non avevo idea, fra l'altro il lotto, ricordiamo che nell'opinione di Cavour fu definito la tassa sulla stupidità. Ma perché? Perché è un gioco che è enormemente a favore del banco, sostanzialmente. Le Sì, probabilità di esatto. vittoria sono molto, molto limitate. Cioè, dal punto di vista del design, non è un bel gioco il No, lotto. assolutamente. Tuttavia, sappiamo che ha appassionato nazioni Sì, in intere. quel caso è perché tu percepisci come tuo avversario non tanto il banco quanto gli altri giocatori. Quindi se vinci, vinci sugli altri, e comunque la tua probabilità sono le stesse degli altri giocatori, non sono assolutamente le stesse del banco, però non percepisci lui come avversario. Comunque questi sono due casi in cui i giochi sono stati creati, si sa più o meno la storia, ma comunque non si sa chi è che ha avuto l'idea. Quindi comunque il mestiere di inventore di giochi non era assolutamente preso in esame, cioè nessuno ne ha mai rivendicato la paternità. Hanno cominciato a rivendicare un qualche tipo di paternità solamente, incredibile, cioè siamo partiti dal 5.000 anni prima di Cristo, un qualche tipo di paternità hanno cominciato a rivendicarla al fine 800, inizio 900. Ci sono diverse storie, ne possiamo raccontare qualcuna, per esempio
la storia di Cluedo, che nasce nel 1940, la storia del Monopoli, che vabbè, è complessa la storia del Monopoli, però più o meno sempre siamo all'inizio del Novecento. E qui sappiamo chi è l'autore, e anche per esempio, ma aspetta, questo non lo dico, dopo racconto la storia, vediamo se indovinate che gioco è. Comunque, per esempio, in questo caso, gli autori hanno ricevuto le briciole del successo di questi giochi, perché all'inizio del Novecento era nato il mercato, diciamo globale, il mercato industriale, quindi c'era la possibilità di produrre questi giochi. Il gioco aveva, come sempre stato nella storia, un successo allucinante, però non c'è mai stata paternità. Questo poi ne discuteremo alla fine, perché ci sono delle difficoltà nell'avere la paternità su un'idea di gioco, perché come fai a dimostrare che è la tua? Come fai a evitare che te la copino? Molto difficile, anche oggi è molto difficile rivendicare questa paternità. Comunque, alcune di queste storie sono per esempio del musicista Anthony Pratt, che nel 1940 circa fece una variante, anche qui sono quasi tutte storie di varianti, perché il gioco si evolve per varianti. Fece una variante del gioco dell'assassino, non so se lo conoscete, quello dove dovete fare l'occhiolino in cerchio alle persone e chi riceve l'occhiolino muore. Fece una variante, la scrisse su dei foglietti e qui e nacque Cluedo, ok? E lo propose a un editore che gli disse: bene, ti do tipo, faccio un esempio con i soldi di adesso, ti do 500 euro, tu mi dai i diritti, vabbè, sono quello lui contentissimo, gli dai i diritti del gioco 500 euro, il gioco incassa milioni e lui ha guadagnato 500 euro, chiaramente. Non c'è stata nessuna forma di riconoscimento della paternità e questo per diversi casi studio è stato così. Per il Sudoku, per esempio, per vari casi studio. Un'altra è sempre. C'è questa cosa che succede in questa seconda fase in cui gli inventori di giochi sono altro. Cioè, questo era un musicista, Anthony Pratt, come te. Sei musicista e inventore di giochi. È un musicista. Si è avuto questa idea. Dario, ti interrompo, in inglese, fra l'altro, si dice to play in entrambi i casi. To play an instrument, to play a game. Perdona, vai. Comunque, questo qui era un musicista. Queste idee vengono, oppure ci sono inventori, architetti, vengono così spontanee. E vabbè, lui senza sapere nulla è andato a cercare come faccio, come non faccio, andiamo a cercare progettisti, editori, trova questo editore e ovviamente si fa prendere per il culo, non sa cosa deve fare, io ho avuto quest'idea, non c'è modo di fare altro, mi prendo questi soldi, sono ben contento e l'editore guadagna milioni. E un altro caso è addirittura uno che ha inventato un gioco per la tesi di laurea, sempre negli anni 40 circa, non ricordo adesso precisamente, forse un po' dopo, gli anni 60 dovrebbe essere. Lui è un designer industriale, questo ha fatto ancora addirittura più soldi, incredibilmente. E qui è stato anche un po' più stupido perché era più facile fare la paternità perché era molto fisico il gioco. Infatti adesso vi andrò a raccontare che in questa tesi di laurea lui portò questa cassetta dove c'era questa scanalatura in ferro dove si doveva infilare una molletta, tipo una forcina di ferro e farsi tutta la scanalatura senza toccare i bordi. Se toccavi i bordi, il gioco produceva un suono e ci si rendeva conto che avevi sbagliato. Molto molto semplice, lo propose a un editore che gli comprò i diritti sempre per una somma irrisoria, una tantum. L'editore furbissimo cambiò l'ambientazione di questo gioco, siamo negli anni 60, invece di essere una semplice cosa astratta di due organismi di ferro, ne mise l'ambientazione operazione chirurgica. Ci mise una stampa sopra di un uomo e nacque l'Allegro Chirurgo, che è ancora in catalogo della Hasbro e ha generato milioni e milioni di fatturato, uno dei giochi più venduti di sempre. E questo poveraccio non ha preso più soldi oltre quella misera una tantum che gli è stato dato. Tra l'altro, ironia della sorte, poi si è ammalato, ha dovuto fare un'operazione, aveva i soldi per farla. Volevo vedere ridere, però vabbè. Vabbè, poi è stata organizzata una colletta da altre case editrici, è riuscito a vivere. Ah, Comunque, meno male. meno male. Comunque, diciamo, perdonami se interrompo, un elemento che per noi è una banalità, ma non necessariamente per chi ci segue, è che fondamentalmente i giochi si basano su una qualsiasi abilità. Nel gioco come lo intendiamo oggi, nel mercato del gioco, quindi il gioco da tavolo, questa abilità spesso è l'intelligenza logica, ma in realtà sono tantissime che vanno dalla cultura, alla creatività, alla capacità di interpretare. A volte banalmente la velocità in un gioco del genere è la fermezza della mano, Esatto, l'abilità semplicemente. manuale che in realtà Un'abilità ovviamente. portata in un ambito in cui quell'abilità è però applicata in maniera inutile. E questo lo rende il gioco, fondamentalmente. Esatto, ma in realtà questa cosa è anche questa millenaria, tipo le biglie. Le biglie abbiamo testimonianze anche loro nel quinto millennio avanti Cristo. Sì, l'abilità manuale, anzi, ho trovato una fonte che dice che
che giocavano ai dadi in modo manuale, cioè che li schiccheravano sostanzialmente donne e bambini. Quindi anche nell'antichità, diciamo, c'era un minimo di sessismo che non fa mai male, dove gli uomini giocavano all'azzardo e donne e bambini li schiccheravano come biglie ai dadi. È sempre interessante. E, comunque, dicevo, quindi questa seconda fase è quando gli autori di giochi sono saltuari, sono improvvisati e niente, fanno delle cose, non sanno cosa stanno facendo, li vanno a cercare delle persone che li pagano, questi li pagano poco e fanno un sacco di soldi. Vabbè, il capitalismo, evviva! Alla fine della seconda metà degli anni 50 arriva uno dei più grandi salvatori, due dei più grandi salvatori, secondo me, dell'industria dei giochi, cioè dell'autorato, diciamo, non dei giochi, perché i giochi sono sempre stati vivi, che sono: uno è Alex Randolph, che è il primo ad essere stato autore di giochi da tavolo, e ha convinto gli editori a mettere i nomi sulle scatole. Quindi, se adesso abbiamo i nomi sulle scatole dei giochi da tavolo, è merito di questo Alex Randolph, che è stato il primo a fare solo l'inventore di giochi come mestiere. Ok? In secondo luogo, la seconda cosa interessantissima che è arrivata alla seconda metà degli anni 50 sono i videogiochi. I videogiochi ci hanno salvato perché, innanzitutto, è possibile mettere i nomi senza fatica. Quindi, tu nei credits, cioè, i videogiochi hanno i credits come i film. Chiaramente, le scatole dei giochi, oppure quando ancora non c'erano le scatole, quando nel 1500 venivano distribuiti dei fogli di giornale con sopra i giochi dell'oca. Era difficile, anche se ci fosse stato, scrivere un nome su questi fogli che già a stento contenevano il gioco e le regole. A grande fatica. Le regole erano magari negli angoli o nelle caselle. Invece con i videogiochi è un po' più facile scrivere chi è che ha partecipato, dato che semplicemente ti occupi una schermata, dici designer, Dario Massa, designer Manuel Cuni. Era molto più facile. E quindi per queste due cose, diciamo che l'autorialità nei giochi è molto cresciuta negli ultimi anni. E anche perché ci si è resi conto che effettivamente c'era un pattern tra un autore bravo e giochi che vendevano. Per esempio, i giochi di Alex Randolph, appunto, lui perché ha potuto convincere l'editore a mettere il nome? Perché si era notato questo pattern puramente economico, che è il fatto che lui faceva giochi fighi, e quindi a un certo punto la gente ha cominciato a dire: voglio comprarmi il gioco di Alex Randolph. E quindi questa cosa ha aiutato moltissimo. Cosa che per i libri e per altre forme d'arte era già successa, cioè ci si era già resi conto di questo pattern. Ok. Per esempio, un caso studio importantissimo da questo punto di vista è quello di Donkey Kong. Donkey Kong è un videogioco e Nintendo, che adesso è il più grande colosso dell'industria dei videogiochi, era in fallimento. Era in una fase di transizione tra media azienda e multinazionale, quindi stava facendo la sua prima seconda sede in America, stava esportando dal Giappone. Prima Nintendo era un'azienda piccolissima che produceva carte da gioco, per inciso. Stava facendo questo esperimento di diventare una multinazionale, stava proprio in una fase di transizione. Fatto sta che appena arriva in America, produce un gioco che si chiama Radar Scope, che fallisce miseramente, quindi sono sull'orlo della bancarotta. Come ultimo gesto, come canto del cigno, dicono a loro l'unico game designer che avevano disponibile, che anche lui era un designer industriale, non era un game designer, che è Shigeru Miyamoto, che niente, uno dopo l'altro fa Donkey Kong e Mario Bros. E praticamente Nintendo, sull'orlo del fallimento, fa un successo talmente grande che se ne parla ancora a distanza di tantissimi anni. Shigeru Miyamoto viene definito Steven Spielberg dei videogiochi, il padre di tutti quanti i videogiochi attuali, e praticamente grazie a lui Nintendo è riuscita a non fallire. Quindi, dopo tutti questi case studies, ci si è resi conto che effettivamente l'abilità nel creare giochi è un'abilità rilevante. Però è venuta molto, molto dopo anche forme d'arte estremamente più giovani, come il fumetto o i film, che se ci pensi sono enormemente più giovani del gioco, come abbiamo visto, ma hanno fatto molto prima a rivendicare una sorta di paternalità, una sorta di autorialità. Molto interessante. E hai un'interpretazione del perché questo sia successo? Sì, io. Vai, dimmi. No, un elemento che, fra l'altro, è lo stesso per cui, ricordiamo, ad oggi non è sostanzialmente possibile brevettare un gioco. Un autore non brevetta il proprio gioco. Può depositare tutta una serie di componenti correlate, dal marchio, se viene creato un nome specifico, può depositare l'SI, il regolamento come opera letteraria. Ad esempio, se ci sono le immagini, ci saranno i diritti d'autore, che saranno dell'illustratore, o se vengono rilevati dal produttore che li commissiona. Insomma, una serie di possibilità. Ma le meccaniche di
per sé non vengono brevettate. E infatti, è, dal punto di vista prettamente giuridico, è possibile ricopiare un gioco. Poi, esatto, è vero che la comunità dei giocatori è esplosa in questi anni, io, Dario, non possiamo che esserne estremamente contenti. Fatto sta che è ancora un settore con delle sue specificità, quindi se fai un gioco esattamente identico a un altro, ce ne si accorge. Cioè, si sa, ogni tanto escono dei giochi e dici, questo è un gioco rischinnato. Cioè, semplicemente, esatto, il editore ha preso e ha cambiato il tema. Quindi, esatto, questo è un tema molto largo, cioè molto difficile regolamentare in termini giuridici una meccanica di un gioco, è molto complesso. Io non penso che sia stato fatto esclusivamente per cattiveria, perché proprio, anche no, se lo vuoi fare, è molto complesso. Come fai a dire, cioè, dici, la pesca delle carte, cos'è una meccanica? Quando è che una micro meccanica che può essere usata diventa una meccanica autoriale? È molto complesso. E mi ipotizzo, sì, che questo spieghi anche in parte il fenomeno, ossia che il gioco, che ora è evoluto in maniera estremamente sofisticata, dettagliata, però va a mutuare tutta una serie di meccaniche, dal bluff al puntare, al rischiare, in realtà antichissime, che quindi non sono brevettate sostanzialmente. Esatto. Quindi ipotizzo che la ragione sia questa, cioè a un certo punto si è intervenuti nel dire, ok, appunto, quando la densità di meccaniche dimostra un reale contributo autoriale, fino a quando semplicemente non hai mutuato delle esperienze di gioco, delle dinamiche sociali preesistenti. È molto difficile, infatti, anzi, paradossalmente il fatto che sia un'arte così tanto antica lo penalizza in questo senso, appunto, perché, esatto, c'è stata talmente, esatto, da sempre che non, cioè, per un film, per esempio, puoi risalire a chi ha fatto per la prima volta un piano sequenza, immagino, non sono assolutamente un esperto di cinema, però immagino che tu possa risalire avendo al massimo 100 anni, 150 anni. Non puoi risalire al primo che ha deciso che si deve bleffare, è impossibile, no? Comunque, la cosa più interessante per cui riflettere, oltre al fatto che c'è la mancata autorialità, è la cosa di cui discutevo prima, quindi al netto di questa cosa, che quindi le tre ere sono appunto quando non si sapeva nulla, quando si cominciava a sapere qualcosa, ma si sapeva quando è stato creato, ma non si sapeva chi, e adesso invece è molto definito. La cosa interessante è se il gioco è un bene, innanzitutto se il gioco è un bene primario, e se lo è, come mai questo mercato fa così tanto ricco come è stato? Perché, per esempio, tutti i giochi di cui abbiamo parlato, quelli super famosi, sono stati diffusi molto di più di un film di successo, nonostante abbiamo generato molta meno ricchezza, ma molto di più. Cioè, stiamo parlando, i primi non ne parliamo proprio, cioè il gioco è Loca, non si può capire quante copie sono state stampate, ma per dire, Cluedo ha venduto 50 milioni di copie. Cioè, quale film vende 50 milioni di copie? L'Allegro Chirurgo, stiamo parlando anche lì di 60, 40, dai 40 ai 60 milioni di copie in un anno, in pochissimi anni. Il cubo di Rubik ha venduto tipo più di centinaia di milioni di copie. Quindi, paradossalmente, nonostante sia meno nota all'opinione pubblica il fatto che sia autoriale, che sia una forma d'arte, la diffusione è molto più grande di quella che è nel fumetto, per dire, o nei film, anche nei blockbuster, però genera meno ricchezza. Quindi questo perché è interessante da dire, se innanzitutto se è primario, e se è primario perché ha generato così tardi ricchezza e in quantità minore? Io ho delle teorie, però sono soltanto mie teorie. La prima cosa è, secondo me, primario, appunto, come dicevamo prima, non come il mangiare o il bere, ma come il sesso, per esempio. Provocazione, spero di non venir linciato per questo. Nel senso che non muori se non lo fai mai, non è che muori istantaneamente, il tuo corpo non subisce una putrefazione, ma ne subisci in termini di qualità della vita. Forse non riuscirai a vivere al massimo delle tue capacità. Ok, questo è stato studiato negli animali, come vi ho detto prima, quindi perché? Io ho delle ipotesi. Numero uno, facciamo un paragone con i beni primari. Il bene primario è il cibo. Io faccio l'agricoltore, genero anche insieme ad altri, insieme alla comunità, per carità, l'uomo è comunque un animale sociale, però la mela finale che io genero, delle milioni di mele che l'agricoltura genererà, alla fine la mangia uno, cioè non c'è verso, quindi io la posso vendere perché alla fine non ci sarà più questa mela. Invece il gioco non c'è un utente finale, io posso inventare un gioco e goderne insieme a un altro per sempre. Quindi se io, cioè è più difficile creare un mercato, perché basta che uno che si annoia decide di darlo gratis a un altro, quest'idea, e poi quell'altro decide di darla gratis perché lui stesso vuole giocare, quindi deve darla per forza gratis a un altro, quest'idea, se vuole, cioè, a meno che non vuole farsi pagare, ma siccome è un suo bisogno, appunto, definiamolo semi-primario, vorrà giocare, quindi vorrà per forza di cose farlo.
con un altro, e quindi questa cosa si andrà dentro la volontà del venditore, ok? E quindi a meno che non fai un oggetto di pregio, come per esempio adesso, fai un oggetto per cui tu, anche i videogiochi, per esempio, il videogioco lo compra uno e poi magari ci giocano in quattro a casa di quello, ok? Però uno lo deve comprare. E quindi o fai un oggetto che è indispensabile, quindi puoi brevettarlo, è una cosa che non può essere ricreata, cosa che non facevano in antichità, oppure è molto difficile fare un commercio sui giochi, perché a un certo punto ti verrà voglia di giocarlo questo gioco, tu quello stai vendendo, se nessuno te lo compra lo giochi con tua moglie, lo giocherà con un'amica. Questa è una delle possibili spiegazioni. E un'obiezione che può essere fatta è dire, a cui ho pensato quando stavo organizzando questa conferenza, un'obiezione che può essere fatta dice, ma allora anche il sesso, perché il sesso tu lo fai con qualcun altro, necessariamente. Quindi invece la prostituzione, il mercato della prostituzione è sempre stato florido. Quindi come mai? Perché secondo me la spiegazione che mi sono dato è perché il gioco non è così importante con chi lo fai, a differenza del sesso. Cioè, l'importante è l'attività che stai facendo, quindi tu non devi cercare necessariamente una persona di qualità con cui fare questa cosa. Va benissimo una persona al tuo livello, ok? Al tuo livello sociale, al tuo livello di valori, al tuo ok? Quindi ce le hai già intorno le persone con cui fare questa cosa. Mentre per quanto riguarda il sesso, per l'accezione comune, ne accresce il valore, la qualità della persona con cui lo fai. È come dire, per esempio, io pago un maestro di scacchi per fare una partita con me. Questo si potrebbe fare, però non è questo il bene primario. Questo è un bene molto secondario. Il bene primario è tenere il cervello in sfida, in allenamento. E questo lo puoi fare tranquillamente con qualsiasi persona che avrà il tuo stesso desiderio. Non c'è una disparità tra i due giocatori, come nel caso della prostituta, magari della bellissima cortigiana medievale, che lei ha tantissime, lei vuole fare sesso, per carità, ma ha tantissime possibilità di farlo, mentre un poveraccio che fa, non so, il garzone ha molte meno possibilità e quindi va in un bordello pagando il padrone del bordello per avere questa esperienza. Non so, tu cosa ne pensi? Sì, mi sembra un'interpretazione sensata. Oltre a, già come citato prima, il fatto che il gioco, soprattutto nella forma precedente sicuramente al Novecento, ma anche probabilmente la prima metà del Novecento, era spesso immateriale, era la regola che andavi a vendere, i materiali poi li realizzavi facilmente, a vendere, scusami, a dare, e quindi è molto difficile far pagare qualcuno per acquisire una regola. Mentre adesso parte importante del mercato del gioco da tavolo dipende proprio dalla bellezza dei materiali. Pensiamo a fenomeni come il crowdfunding che sono profondamente incentrati su quelli, proprio dipendono dalla qualità del materiale. Fra l'altro, questo è vero anche per altri ambiti della finzione artistica. Pensiamo alla musica, dove nell'ultimo decennio c'è stato un violentissimo cambio di paradigma, dove siamo passati dall'acquisto, la fiction, acquisto il contenuto artistico al pago l'accesso al contenuto artistico, quindi mi riferisco a piattaforme di streaming come Spotify, iTunes, per cifre sostanzialmente irrisorie. E cosa succede quindi? Che anche qui, per chi vuole continuare a vendere l'oggetto, c'è una cura diversa dell'oggetto. Tuttora io stesso vendo comunque anche dei numeri interessanti per quanto riguarda l'oggetto fisico, però è chiaro che devi andare a curarlo. Quindi chi va a acquistare non lo fa perché effettivamente poi andrà a acquistare il CD, anche perché spesso non abbiamo più nemmeno la strumentazione per riprodurlo il CD. Io a casa la PlayStation avrei per riprodurre un CD, ma tuttora lo compro perché magari è l'edizione limitata. Quindi insomma c'è Esatto. comunque un oggetto fisico che è un oggetto di pregio che vado a acquistare per questa ragione. E poi sul perché un bisogno che possa essere equiparato al desiderio sessuale, che come abbiamo detto viene iscritto tra i bisogni primari, ma anche questo è oggetto di dibattito. Più volte ho sentito dire non è corretto iscrivere la sessualità, perché come dici tu non muori se non fai sesso, mentre se non respiri o non mangi muori, quindi non me lo puoi mettere nello stesso piano. Viene messo sullo stesso piano perché? Perché si esprime nell'ambito della fisiologia, mentre i bisogni secondari sono quelli concernenti la sicurezza, quindi avere un riparo, vestirmi fondamentalmente. Il sesso effettivamente non rientra nell'ambito della sicurezza, quindi lo si iscrive alla fisiologia. E in questo senso anche il gioco può essere iscritto alla fisiologia. Sul perché uno abbia generato mercato, l'altro no, sì, mi sembrano corrette le tue ipotesi, che sostanzialmente hai bisogno di discriminare molto, fondamentalmente, chi ti ispira il soddisfacimento, il soddisfamento, la soddisfazione, cosa sto dicendo? La Esatto. soddisfazione di un determinato bisogno. Poi sappiamo anche noi, in realtà, da giocatori, che spesso discriminiamo fondamentalmente chi abbiamo di fronte,
o meglio, stabiliamo sulla base di chi abbiamo di fronte che gioco andare a fare. Una persona come noi, che ha giocato tantissimo, io prendendomi un caffè con una persona sono in grado di capire per che tipo di giochi la persona possa essere giocata. Anch'io. Quindi, se faccio fare un gioco, se non ha mai fatto heavy games, di quelli con un regolamento di 80 pagine, per quella persona diventerà una tortura anche solo spiegare il regolamento. Mentre noi sappiamo, questo è un piccolo inciso, che più giochi hai fatto, più diventa facile acquisirne altri, perché dici, ah ok, questa componente è come questo gioco, questa come quest'altro. Quindi diventa più un'opera, insomma, di telazione mnemonica, in cui vai a ricomporre il regolamento. Invece per un neofita, a volte è un'operazione cerebrale molto pesante, quella di imparare un regolamento. Molto, molto impegnativa. E mentre in altri casi capisci che questa persona è adatta a fare dei party games, quindi giochi molto, molto più leggeri, con una dimensione conviviale. Però sicuramente, non so come dire, il range è molto più ampio. Cioè, diciamo, cioè, le persone con cui io giocherei sono sicuramente molto di più delle persone con cui io farei sesso. Esatto, esatto. Ma poi questo è super interessante. In realtà c'è anche un'altra cosa da prendere in esame, cioè che le persone con cui giocheresti sono probabilmente le stesse di cui ti circonderesti per fare una chiacchierata, più o meno. Invece le persone con cui stessi adesso magari no, soprattutto nel Medioevo. Cioè una persona, in realtà anche in antichità, una persona di classe sociale bassa prova dello stimolo intellettuale a stare con altre persone di classe sociale bassa perché hanno i suoi stessi interessi, le sue stesse cose di cui parlare, quindi proverebbe piacere a giocare con loro. Più irraggiungibili sono per le persone con cui vorresti fare sesso in quel caso, perché magari tu aspiri a un ideale di bellezza che non trovi intorno a te o cose del genere, che cambia di epoca in epoca. Però è molto più facile. Altra cosa, secondo me, che ha andato a tagliare le gambe al mercato dei giochi è che il gioco, come forma d'arte in sé, è anticonsumistica. Cioè, come la mela finisce, il gioco non finisce. Quindi in realtà a una persona ne basta uno per vivere per sempre. Adesso il mercato sta provando a vendere uno nuovo all'anno. Ma in realtà con 2 o 3 giochi il tuo bisogno è pienamente soddisfatto, non hai necessità di... Questo è molto importante. E secondo me forse un'altra cosa fondamentale. Cioè io una volta che ne ho imparati 3 o 4, non lo subisco più lo stress, ciò che lo renderebbe un bisogno primario. Mentre il sesso lo devo fare ogni tot e quella persona deve sempre volerlo fare, eccetera, eccetera. Che ne pensi? No, concordo in pieno, perdonami, mi ero eclissato un attimo perché ho uno dei miei gatti, in realtà entrambi, ma soprattutto uno che sta dando in escandescenze, quindi ogni tanto un minuto per non straziare chi ci ascolta con questi miagoli da piccola attention whore, sostanzialmente. Comunque sì, tutta una serie di caratteristiche, quindi scelta dell'interlocutore, difficoltà nel vendere sostanzialmente regole, il fatto che non si consumi, anche una sostanziale mancanza di esigenza, come dici tu, di varianza, se dei pochi giochi sono soddisfacenti, il fatto che si possa condividere lo stesso gioco, io magari posso condividere con tantissime persone, anche il partner sessuale in effetti, ma magari non contemporaneamente. Quindi questo sì, mi sembrano tutte varie ipotesi per spiegare perché il gioco storicamente, fino insomma ai giorni nostri, andiamo indietro giusto di qualche decennio, non abbia avuto un mercato. Quindi questa sostanzialmente è la mia crasi sulla storia del gioco, sulla storia del divertimento come si è visto nell'antichità e come si vede adesso. E come dicevi giustamente tu, si possono fare dei parallelismi interessanti anche con la musica, per esempio, di cui anche quella ormai è di talmente facile fruizione che ha avuto quasi il processo inverso. Cioè prima per ascoltare la musica dovevi avere delle cose fisiche o strumenti o comunque poi successivamente grammofoni, walkman, così. Adesso il processo inverso, adesso è diventato quasi totalmente inutile qualsiasi tipo di oggettistica, di componente fisico, e quindi l'industria sta subendo una marcia indietro, deve trovare, deve raccapezzarsi per fare in modo che il mercato vada avanti. Proprio perché, come dicevi tu, adesso non c'è più bisogno di nulla. Io apro il computer che ce l'hanno tutti e posso sentire tutte le canzoni che voglio. È difficile a livello di mercato. Leggiamo un attimo questo commento perché è interessante, di Marco Montanari, anche lui socio mensa, anzi è l'attuale tesoriere, che dice «La mania dei giochi legacy va a rompere questa regola. I giochi finiscono fisicamente, non possono essere riutilizzati». Infatti questo è un modo per il mercato intrinsecamente consumista di andare contro a questa proprietà del gioco, propria del gioco, che andava contro il sistema del capitalista economico, perché se un gioco è infinito... non mi comprano gli altri, e quindi hanno creato i giochi legacy, che, per chi non lo sapesse, sono giochi di cui tu devi distruggere i componenti dopo le prime partite.
quindi ha una durata finita e dopo un po' devi comprarne un altro. Verissimo, i giochi legacy proprio presuppongono la distruzione dell'oggetto, mentre ci sono altri giochi che non credo si configurino come legacy, ma che sostanzialmente non puoi giocare più di una volta, perché Ci magari... sono quelli magari con una storia, per esempio, Esatto, non vai a puoi svelare giocare. un mistero. Fra l'altro, questo approccio sta riscontrando una certa resistenza tra chi, tra gli amanti del gioco, a cui fa impressione, compro qualcosa che poi si consuma, si rovina. E questo lo dico a beneficio chi ci ascolta, un approccio che consiglio per scardinare, insomma, questa refrattarietà alla questione è di vederla così. Ok, è vero, magari è un gioco che costa 45 euro, in cui fai 10 partite, però alla termine dei quali il gioco è inservibile, lo puoi tenere per collezionismo, ma fondamentalmente poi è rotto, non ci puoi più giocare. È chiaro che sì, in questo caso è un gioco che si consuma. Tuttavia, facendone proprio una questione di divisioni puramente matematiche, se ci si gioca in 4 per... In 10 sessioni la cifra pro capite che si va a spendere è veramente irrisoria, dove magari per andare al cinema uno spende serenamente 10-15 euro, e anche in quel caso sono soldi che vengono spesi. Ecco, spendere qualche euro a serata per un intrattenimento ludico di qualità in realtà sono ben spesi. Va ragionato in questo termine, non Poi, vabbè, ok. ovviamente soggettivamente lasciami spendere questa lancia all'intrattenimento ludico di qualità è veramente spanne superiore all'intrattenimento cinematografico medio, cioè non è proprio paragonabile. La fruizione è così attiva. Vabbè, questo però sono io che sono un fan, quindi Esattamente, perché è un tuo giudizio personale. questo è un mio punto di vista personale. Mi svesto dalle vesti di saggista e entro nelle vesti di nerd dicendo che l'intrattenimento ludico per me spanne superiore a qualunque altro. Comunque, una cosa interessante da dire è che, vabbè, a parte che le persone che se ne lamentano, come dicevi tu, non fanno caso appunto del fatto che tutte le altre forme d'arte in realtà sono esauribili, quasi tutte, cioè tipo il film, te lo vedi una volta, dopo te lo puoi rivedere, ma il godimento è molto meno, ok? Così come magari le canzoni, anche se meno, i libri da che mondo è mondo finiscono. E fatto sta che comunque il gioco stesso, lui, la quintessenza del gioco, va contro a questa cosa, cioè cerca di resistere al legacy. Tant'è che è molto difficile per le aziende e per i designer fare dei veri giochi legacy. Nel senso che è sempre molto facile fare in modo di non giocarci legacy e giocarci invece tante altre volte. Cioè, quasi tutti i giochi legacy che conosco, c'è un modo molto facile per non distruggere i componenti e giocarci all'infinito. Cioè, tipo, ci metti un adesivo staccabile, oppure, cioè, è molto difficile fare un gioco veramente legacy, perché il gioco come forma d'arte va contro a questa cosa, da solo, senza l'essere umano, dice no, io voglio essere rigiocabile. Quindi è molto difficile per l'essere umano fare in modo che un gioco sia veramente non rigiocabile. Affascinante, sì, perché la regola di per sé, la regola è eterna, la meccanica, non è che si Esatto. consuma. Una volta che il gioco ti dice strappa la carta, tu non la strappi e ci metti un adesivo sopra, un pezzo di scotch di carta, hai fatto, cioè, dovrai fare 10.000 partite. Cioè, l'unico modo che hai per rendere realmente legacy è quello che dicevi tu, che non è poi il legacy, ma è fare una storia, ma questo significa ibridarlo con altre forme d'arte. Cioè, stai facendo un gioco che però ha una componente di Esattamente. un'altra forma d'arte. Il Sì. gioco puro è difficilissimo da fare legacy, proprio molto complesso. Chiaro. Allora, a questo punto risponderei a un po' di domande. Vedo che, fra l'altro, se ne erano accodate diverse. Chiedo a Sergio, che ci segue in regia, di mostrarcene qualcuna in sovraimpressione. Ma non lo sta facendo, starà andando a cercarle. Oppure sarà andato a giocare con se stesso. Eccole. Quali sono i punti in comune e le differenze sostanziali tra giochi e giocattoli? Questo è interessante. Allora, il giocattolo non ha un modo in cui la persona che l'ha fatto ti propone di giocarlo. Questa è la differenza. Il giocattolo è una cosa con cui tu puoi giocare, ma decidi tu come giocarci. Cioè, è un oggetto adibito alla funzione ludica, però per il quale non è suggerita un regolamento o una funzione di riferimento migliore rispetto alle altre. E è lasciato spazio alla fantasia, o comunque all'estro del giocatore di turno. Interessante, quindi se in un gioco solitamente abbiamo materiali e regole, in realtà gioco puro di per sé è costituito dalle regole, mentre se è Esatto. solamente il materiale, quello è il gioco. Notiamo che in inglese abbiamo game e toy, di nuovo sono Esatto. due concetti diversi che possono intersecarsi. Esatto. Sì. Vediamo la Certo, prossima. se tu fai le Lego, per esempio, ci puoi fare sia giochi, sono stati fatti giochi con le Lego, cioè scatole dove ti consigli. Nel gioco, il gioco sostanzialmente è una serie di giocattoli nel quale l'autore ti consiglia il modo migliore per divertirti, perché non per forza giocattoli, in realtà, moltissimi giochi si fanno con carta e penna, ok?
carta e penna, una volta. Esatto, comunque hai detto bene tu, il vero gioco sono le regole, perché una volta che io ho carta e penna e gioco a nomi, cose, città, non sto usando dei giocattoli, ma sto usando degli oggetti di uso comune, non tipicamente ludico, per ricavare un gioco, mentre i giocattoli sono degli oggetti di uso tipicamente ludico, mettiamola così. Chiarissimo. Vediamo la prossima domanda. Domanda. Ogni giorno aumenta il pubblico che guarda persone mentre giocano. Questo è un fenomeno interessante. YouTubers, streamers. Questo mercato diventerà tanto grande da essere paragonabile alle serie TV? Inoltre, ogni giorno aumenta anche la popolarità di eventi e-games. Ci saranno in futuro Olimpiadi di videogiochi? Quindi sono due questioni diverse. La prima è vero, e qua metto in conto una questione proprio generazionale, ossia ammetto di essere vecchio io. A me stupisce che sia un fenomeno così diffuso quello di guardare persone che giocano. Cioè, a me stupisce che un ragazzino o una ragazzina, anziché giocare a un videogioco, passi ore a guardare qualcuno che gioca a un videogioco. Invece è un fenomeno estremamente diffuso. La seconda è quanto è probabile che in futuro ci saranno tornei di games. A quest'ultima rispondo io, ci sono già in realtà tornei di Esatto, videogiochi. allora, partiamo dall'ultima, che è veramente facile, si risponde in maniera secca. Cioè, a parte ci sono già tornei, alle Olimpiadi ci sono già gli scacchi, quindi cioè, sicuramente prima o poi arriveranno anche i videogiochi. L'altra è molto più interessante come questione. Come teorico ti direi che io lo capisco perché la società, secondo me, il motivo è che la società fa sempre più fatica a mettersi in gioco, appunto. Io, se anche Manuel, penso che lo sperimentiamo quotidianamente, cioè fare in modo, appunto, che le persone rientrino in questo fittizio, in questo mondo fatto di regole diverse, è difficile. D'altro canto, come ben sappiamo, il gioco scatena delle emozioni incredibili. Cioè, come dicevi tu, puoi capire molto più una persona facendoci una partita che facendo una chiacchierata di un'ora, perché vabbè, questa è una discussione lunghissima, però in breve il giocatore, il personaggio rivela delle caratteristiche del giocatore e viceversa. Quindi, questo cosa significa? Tu guardi la televisione e i film per guardare delle emozioni, facciamo un attimo questo ragionamento insieme, delle emozioni che gli autori ti propongono come valide da guardare, che diciamo che il film si propone di simulare in qualche modo la realtà o simulare dei mondi fantastici, comunque ti fa vedere delle emozioni, delle interazioni decise a tavolino. Guardare qualcuno che gioca ti fa vedere delle interazioni reali, cioè ti mostra quello che ti mostrerebbe un film, però in maniera naturale, ok? Quindi ti fa vedere tutta questa gamma di emozioni, lasciando che siano gli altri a subirne, diciamo, la potenza interiore. Non ti scomoda le tue regole di vita, la tua difficoltà di interagire con un sistema di regole diverso. Guardi gli altri che lo fanno, guardi queste interazioni, guardi non lo so, questi eventi che vengono fuori, e secondo me è chiaro che tu ne giovi. Ovviamente è un divertimento surrogato rispetto a giocare da solo, però neanche meno i rischi. Non ne hai rischi, perché per esempio per molte ragazze che io ho conosciuto principalmente, ma anche tanti ragazzi più timidi, giocare a un gioco nuovo è un grande ostacolo, perché come diceva Manuel prima, imparare delle regole nuove, mettersi alla mercé magari degli esperti, ci sono un po' di giocatori che fanno un po' i galletti, che ti prendono in giro se non hai capito le regole, ci sono dei meccanismi sociali molto complessi dietro al gioco. Tu guardando te la svanghi da tutte queste cose, da imparare a diventare bravo, ad essere preso per il culo perché sei scarso e cose del genere, guardando le emozioni che ne scaturiscono. Molto vero, e fra l'altro mi è venuta in mente una cosa in realtà molto importante. Ci sono una serie di giochi, ad esempio, che prevedono un master, ma non inteso come master agente, un master che ha un ruolo prettamente tecnico, in cui semplicemente ricapitola le regole, pensiamo a un gioco come Werewolf, non ha nessun Esatto. ruolo se non E il master si osservare. diverte però. È un ruolo che io amo, proprio perché vai a osservare quello che succede. Quindi in realtà io stesso che ho detto che non capisco perché le persone non lo facciano, in realtà basta che io immagini e trasdi sostanzialmente il piacere che posso trarre io dal fare Facendo il da master. master a gioco di ruolo. Anche a me piace molto fare il master. Ci sono dei giochi specifici, per esempio, come citava Manuel, Werewolf, dove il ruolo del master è quasi pensato in fase di design. Cioè, il master è molto divertente perché sono giochi che portano all'estremo quello che stavo dicendo, cioè, scusami, le reazioni psicologiche. Se tu fai un gioco dove le reazioni psicologiche sono portate al massimo estremo, è chiaro che guardarlo è un circo, è divertente. Chiaro, leggo un commento al volo, lo seleziono io. Anche io mi sono sempre chiesto perché guardare altre persone divertirsi anziché farlo in prima persona, poi mi sono ricordato dell'esistenza del porno.
E su questa, insomma, passiamo alla prossima domanda. Chiedo a Sergio di metterti... Forse lì è un po' diverso, perché nel caso del porno c'è anche la questione invidia, c'è anche la questione che tu lo guardi perché vorresti essere lì, forse, non so, sei molto più esperto di me in materia. Cosa ne pensi? Io sono questo per me, non ne sai. Beh, diciamo che il porno viene utilizzato per tutta una serie di attività, mettiamola così. Chiedo a Sergio di mettere in sovraimpressione il prossimo commento, eccolo. Una domanda. C'è uno stato, secondo voi, dove la cultura del gioco è più diffusa e può essere preso a riferimento? O piuttosto è una realtà diffusa a macchia nel mondo? Dario? Allora, il gioco è diffuso in maniera capillare. Come dicevo prima, è una cosa inestirpabile dalla razza umana. È un po' come dire, c'è uno stato, secondo me, sempre, c'è uno stato in cui il sesso è più diffuso? No, probabilmente, ma ci sono delle diversità nel modo in cui è diffuso. Per esempio, se fai un gioco dove ci si tocca, in Italia probabilmente avrà più successo che se lo fai in Finlandia. Quindi le tipologie di gioco che hanno successo sono molto, molto diverse. E i giochi dove si urla, in Italia hanno molto successo. Per esempio, se notate, una cosa interessante da notare, è che in Italia i giochi dove si urla qualcosa, tipo anche che non è di per sé una dinamica totale del gioco, però tipo uno, se guardate gli italiani giocare a uno, urlano come i pazzi quando c'è uno, cioè, una! Cioè non c'è nessun motivo per urlarlo in quel modo, il gioco dice soltanto di farlo notare, le regole del regolamento, solo di far notare agli avversari quando hai una sola carta per farli, diciamo, rendere conto che stai per vincere. In Italia, se vedi qualcuno giocare, è più importante il momento in cui urli uno che quello in cui vinci. Ma non mi stupisce per niente, e torniamo fra l'altro al senso della funzione artistica. Questo lo vedo anche nei miei concerti, che è liberatorio. In quel momento sei legittimato a urlare, mentre in altri contesti sociali ovviamente passeresti per pazzo. Esatto, la tipologia di giochi chiaramente varia in base alla cultura, e mi viene da ipotizzare che certi paesi nordici abbiano una cultura un po' diversa. Mi sono ritrovato a cena una volta con degli islandesi, e loro erano dei grandissimi cultori del gioco da tavolo. Grazie, ma si ritrovavano con 6 mesi l'anno al buio, chiusi in casa. Esatto. Lo dovevano fare. Esatto, per esempio nei paesi più al sole c'è, cioè, magari più la cultura del gioco all'aperto. Il calcio è diventato lo sport nazionale italiano, perché comunque hai modo di giocarlo durante l'anno, cioè, come, sì, esatto, sono d'accordissimo. Se sei al buio e sei senza fare niente, magari il gioco da tavolo è più interessante rispetto a un gioco dal vivo dove devi stare in mezzo alla neve a correre e scappare. Comunque, il gioco di per sé è diffuso ovunque. Vediamo la prossima domanda. Cosa ne pensate della strategia che si sta attuando sempre più oggi nel semplificare o snellire i vecchi giochi? Esempio eclatante, Kailus, che non conosco, o se, non so come si pronunci. Kailus è un bellissimo gioco, okay. Non è proprio troppo il tuo genere, perché è solamente German, con zero ambientazione, zero tutto, però è fatto molto bene. E comunque questo è abbastanza banale come risposta, nel senso che è semplicemente un allargamento del mercato, cioè non si stanno eliminando i giochi difficili, ma essendo che molte più persone stanno giocando, è chiaro che è una piramide, cioè le persone che sono disposte, come dicevamo prima, a spendere 2 ore della propria vita per padroneggiare un meccanismo complesso di regole sono molte di meno rispetto a quelle disposte a fare un gioco party, come diceva prima Manuel. Quindi è chiaro che tu, se vuoi vendere un pochino di più, non è che li annulli i giochi complessi, ma chiaramente non ne stampi 50.000 copie di un gioco super difficile che ti brucia il cervello ogni volta che ci giochi. Ne stampi meno e soddisfi quella nicchia. Quindi questa penso sia banalmente una regola di mercato. Concordo. Vediamo la prossima. Esempi di questi giochi legacy? Beh, uno molto popolare è Pandemic. Il gioco, esatto, di per sé non nasce come legacy, però è uno di quelli la cui versione legacy è più diffusa, ha avuto più successo commerciale. Altri esempi, esatto. Dario? Sì, in realtà molti giochi famosi, se ci metti legacy vicino, hanno la versione legacy, appunto come Pandemic. Però moltissimi altri sono venuti da Kickstarter, come The Seventh Continent, perché appunto Kickstarter, come diceva anche Manuel prima, è un calderone dei giochi in cui la componente estetica la fa da padrona. Quindi tu fai una storia gigantesca, fai un gioco enorme, che però questo gioco una volta magari puoi fare 200 euro, a livello di mercato ti funziona molto. Comunque ci sono moltissimi giochi legacy
come Seven Continent, appunto, che sono venuti fuori dai Kickstarter. Molti altri sono versioni legacy come Pandemic di giochi che hanno già avuto successo. Ce ne sono anche, fammi pensare ad altri. Un gioco Legacy che io ho preso su Kickstarter, in realtà credo sia Legacy, dico credo perché non ci ho mai giocato e che ho pagato qualcosa come 250 dollari, una scatola enorme, ma non ho mai avuto tempo, in realtà ho avuto il Gloomhaven. sapore. Gloomhaven. Gloomhaven, esatto. Sì, credo sia Legacy, anche non ci ha giocato, però credo sia Legacy. Ci sono sicuramente degli adesivi e cose da scrivere, però mi sembra uno di quei Legacy in cui, come hai detto tu, se non lo vuoi fare Legacy, non lo fai Legacy. E Esatto, trovi altre esatto. soluzioni ergonomiche e la porti a casa. Ah, un altro esempio di giochi Legacy sono gli Escape, che sono delle escape room da tavolo in cui si strappano le carte. La serie Escape della Cosmos è una serie Legacy. Prossima domanda. Sergio ci fa attendere con le domande, di solito più veloce. Allora, domanda: è possibile creare giochi per divulgare scienza o insegnare? Cosa consiglieresti per creare giochi con questo potenziale? Qui potremmo fare un piccolo spoiler. Esatto. Sì, no, diciamolo pure. È un progetto, fra l'altro, attualmente in stand-by, chiaramente per via dell'emergenza Covid, che ha Esatto. avuto un notevole impatto. Però sì, io e Dario stiamo lavorando ad un gioco che di per sé è un gioco di logica spaziale, che come tema ha l'astronomia e ha incorporato una grossa proprio componente di divulgazione scientifica, dove i materiali stessi, da un lato hanno gli effetti di gioco, dall'altro invece contengono tutta una serie di contenuti. Quindi sì, è assolutamente possibile. È una possibile applicazione, mentre alla base delle proteste che ci possono essere appunto di questo osteggiare il mondo del gioco, che si può ritrovare anche a altri livelli della politica, c'è un fraintendimento, il fatto è l'equivalenza gioco uguale materiale didattico. Invece è una possibilità, ma non per definizione. Esatto, Ma certo, per ma poi soprattutto qui non stiamo parlando di didattica, stiamo più parlando di divulgazione, nel senso che la didattica, se tu lo fai come scopo primario, cioè che fai un gioco tipo il Sapientino, come scopo primario è quello di imparare. Invece una enorme funzione del gioco, che è estremamente teorizzata da grandissimi esperti, è quella di far imparare, o comunque far passare dei messaggi in stand-by, come secondarietà. Cioè, nel senso, tu stai giocando, il tuo scopo è quello di vincere normalmente, e in background ti arrivano delle cose, ti arrivano delle informazioni. Questo è un metodo, a quanto pare, incredibile per imparare. C'era il fondatore dello scautismo, che non mi ricordo come si chiama, però comunque il primo fondatore dello scautismo, che diceva, che tra l'altro ha introdotto, ha fatto il libro dei Boy Scout, dei giochi dei Boy Scout, che ha introdotto il concetto di faccio tutto col gioco, ma niente per gioco. Che è interessante. esattamente questo, cioè fare le cose tramite il gioco, ottenere altro tramite il gioco, non facendolo diventare mai l'obiettivo primario, perché altrimenti snaturi l'essenza stessa del gioco, che deve rimanere appunto meravigliosamente inutile, come dicevamo prima. Perfetto. Prossima domanda. In questo momento di Covid è difficile giustificare i party games, ma anche in ludoteche, situazioni ludiche non domestiche. Pensate che il gioco remoto digitale possa avere impatto nell'evoluzione dei giochi? Al di là di giochi di digitalizzati, ovviamente. In realtà io rispondo sull'ultima parte. Lui stesso dice, al di là dei giochi digitalizzati, a beneficio di chi ci segue, cosa vuol dire? Ci sono delle piattaforme che riproducono il gioco da tavolo sostanzialmente, dove non c'è una vera intelligenza artificiale come nei videogiochi contro cui giochi, appunto. Tu comunque giochi con gli altri giocatori e la piattaforma funge unicamente da interfaccia, sulla quale è stata ricostruita con qualità variabile l'interfaccia di gioco sostanzialmente. E questi Se parlava tipo effettivamente. di Tabletop Simulator, quelle cose lì. Esattamente. Esattamente. So ad esempio che ci sono giochi, e anche il nostro editore ci sta pensando, che ti consentono nel momento in cui compri il gioco in versione fisica, hai un codice che ti dà accesso alla versione digitalizzata per poter Madonna mia, giocare. fare dogma digitale sarebbe una roba da pazzo, stupenda. Sì, sono d'accordo, sarebbe veramente molto bello. Tra l'altro questa cosa andrebbe sollevata. Quindi sì, però lui diceva, al netto di questo, secondo noi se si andrà di più in questa direzione. Guarda, dato che è una chiacchierata, io mi sono interrogato e sicuramente anche tu. C'è, secondo me, un problema abbastanza profondo, ossia qual è? Sicuramente è possibile per i giochi in cui c'è un master, appunto, quindi il gioco di ruolo, effettivamente in remoto si può fare. O comunque quei giochi in cui c'è una sorta di tutto contro uno, o
oppure nei giochi cooperativi. È molto difficile integrare invece giochi in remoto in cui c'è la competitività e dei materiali fisici, perché in un gioco non solo non devi barare, ma non devi neanche alleggiare il sospetto che il giocatore possa barare, e quindi è esatto. Molto difficile inglobare... Ma tu stai parlando di casi appunto come Tabletop Simulator o di casi dove... La domanda di Marco cioè, era... Scusami, Emanuele, stiamo parlando di casi in cui io e te stiamo come adesso in videochiamata e nel frattempo giochiamo mentre parliamo, così tipo il gioco qui sul tavolo e stiamo giocando insieme, ma... Questa era la domanda di Marco, dicendo, al netto di simulazioni, che sa benissimo che esistano, quanto secondo noi si andrà in direzione di giochi da tavolo che ti consentano di giocare da tavolo in remoto senza utilizzare piattaforme. E stavo evidenziando questa criticità che sui competitivi non è semplice. No, ma più che altro il problema è che devi fare un design apposta. Cioè, se tu trasli un gioco che è pensato per giocarci a quattro occhi, lo trasli, verrà sempre male. Se tu lo pensi apposta, è un altro punto. Però sì, praticamente sto facendo una generalizzazione di quello che stai dicendo tu. Cioè, ci sono dei tipi di giochi che funzionano per caso, ma nessun designer li ha pensati per questa situazione. Quindi è chiaro che non è detto che funzionino. È un mezzo diverso, quindi hai bisogno di giochi diversi. Poi ovviamente in realtà i giochi da tavolo, come diceva anche Marco, sono abbastanza facili da riprodurre su piattaforme. Per esempio Tabletop Simulator non ha intelligenza artificiale, ma per dire Board Game Arena, che è un altro sito, un'altra piattaforma, ha una minima intelligenza artificiale che ti permette di permette al sito di fare da algoritmo, cioè di muovere i pezzi in maniera tale che il giocatore sia sicuro che tu non bari. Sono tre livelli diversi della stessa domanda. Secondo me è molto complesso traslare due media ludici diversi. Come diceva Manuel, ci sono dei casi in cui questo è possibile, come il gioco di ruolo, che è molto facile, l'ho fatto anche ultimamente in videochiamata, semplicemente. Però più materiali fisici hai, più sono complesse le interazioni di questi materiali fisici, più è difficile. Un appunto voglio farlo, e cioè che nel design, secondo me, sempre devi pensare che il giocatore non bara, anche se ce l'hai davanti. Cioè, secondo me non è una prerogativa della digitalizzazione. Cioè, io penso che anche quando facciamo un gioco da tavolo normale, se ti metti a pensare a tutte le possibilità che ha il giocatore di barare, non esci più, purtroppo. Quindi io lo metto sempre come presupposto, di dire, vabbè, facciamo che il giocatore non bara, perché sennò è un casino. Capisco. Se ne limita la possibilità, ma capisco. Mi viene in mente il regolamento della versione di Love Letters che ho io. Poi non sono state pubblicate una quantità folle, quindi ora non so, le persone che ci seguono sanno il gioco, cosa abbiano nel libretto, ma in inglese. Quello è un gioco dove effettivamente se uno decide di mentire, è un gioco anche di bluff, ma se uno decide di mentire, cioè a domanda diretta, gli viene detto hai questo tipo di carte, lui mente, può essere difficile poi ricostruire, cioè se uno bara potrebbe farla franca in determinate circostanze. È bellissimo. Nel regolamento, poi è chiaro che se uno si ricorda può saltare fuori, però potrebbe non essere dimostrabile che uno ha mentito. Nel regolamento c'è scritto, per questo motivo non giocate con persone bugiarde. Mi sembra perfetto. A me, ma anche in molti giochi di carte è molto difficile ricostruire. Giochi di carte proprio da gioco, tipo briscola, così, è molto difficile ricostruire. Tipo bridge, whist, questi giochi così. Vabbè, comunque, andiamo avanti. C'era un'altra domanda, non sono riuscito a leggerla. No, quello era un commento. Però vediamo la prossima domanda, o comunque altri commenti. Allora, a noi piacciono le ambientazioni oltre al meccanismo. Ad esempio, tutto ciò che pirati ci attrae. Titoli da suggerire? Vai tu, Dario, perché a me... Sui pirati c'è Ar, che è un gioco di carte fatto da un italiano che è uscito da poco. C'è uno stupendo che si chiama, questo ve lo consiglio tantissimo, il prossimo sto per dire se riesco a ricordarmi il titolo, che è fatto da un editore francese, si chiama L'Isola del Tesoro, se non sbaglio, ed è proprio un gioco basato sul romanzo L'Isola del Tesoro, ed è stupendo. Non sono convinto che il titolo sia proprio L'Isola del Tesoro, ma se lo cercate così lo trovate. È un gioco da tavolo bello grosso, pesante, fatto sull'Isola del Tesoro, stupendo. È un gioco investigativo dove tu devi cercare di... Uno dei giocatori rappresenta Long John Silver, che deve nascondere il tesoro, e gli altri sono tutti gli altri pirati che devono trovare il tesoro che lui ha nascosto. Quindi è un uno contro tutti, molto divertente, molto grosso ma leggero nel regolamento. E in più c'è Giamaica, ci sono un sacco di pirati, ne consiglio tre, così, quindi Ar... Questo sull'Isola del Tesoro, mi pare si chiama proprio Treasure Island, ma non sono convinto. E poi c'è Giamaica, che è una sorta di gioco dell'oca potenziato con diversi effetti, dove è una corsa di navi con i cannoni. Anche Pirate's Cove, che dice Simone Faccio. Infatti hanno indicato. Vediamo la prossima domanda.
Secondo voi, molti giochi vengono mutilati apposta per poi far uscire espansioni su espansioni? Quanto è intelligente come mossa? Non è meglio spawnare un gioco subito top? Domanda molto complessa. Sì, sappiamo perfettamente io e Dario che in fase di sviluppo a volte ci si chiede: ok, per ora teniamolo più snello e ci riserviamo di inserire in futuro un'implementazione. Ci sono Però prove. se sei bravo te ne accorgi se il gioco era pensato completo e poi è stato tagliato per aggiungere l'espansione, oppure se il gioco è stato pensato in un modo e detto vabbè aggiungiamo l'espansione, che è una cosa molto diversa. Ci sono dei casi al limite del truffaldino dove il gioco viene pensato in un modo e poi lo tagli e quindi non funziona più bene per poi aggiungere la completezza con l'espansione. Io non credo di aver mai ipotizzato che sia avvenuto qualcosa in fase di produzione, che magari è intervenuto l'editore nel dire questa parte tagliamola fuori, però effettivamente ho una serie di giochi in cui l'espansione è fondamentale. Esatto. Senza proprio il gioco quasi non funziona. Esatto, e lì te ne accorgi perché cioè, l'espansione deve aggiungere qualcosa, però il gioco di base deve sempre funzionare a meraviglia, diciamo, perché è il fulcro del gioco. Certo. Allora. Prossima domanda o comunque commento su cui. Sergio. Allora, esatto, giochi German versus American, l'eterna sfida. Quale preferite e perché? Vuoi partire tu, Dario? Io so anche la tua risposta, ne ho parlato spesso. Sì. Comunque, io preferisco i German, cioè io non sono un enorme fan della. Cioè, mi piace quando l'ambientazione amalgama le meccaniche, cioè che è sensato quello che stai facendo, ma non mi piace molto l'intervento grosso e la fortuna nei giochi lunghi. Quindi io preferisco quando l'alea è un elemento di contorno, non completamente assente, ma molto di contorno. Allora, sì, la mia risposta appunto Dario la sa già. Io sono un po' più incline verso gli American. In realtà, non tanto per il design del gioco, che riconosco essere molto più elegante, se non proprio più intelligente, quello che si può trovare nei German, ma negli American trovo altre cose. Una rappresentazione tematica più densa, dei materiali spesso più belli e appunto l'immagine. Per me ha un ruolo enorme quando vado a comprare un gioco. Io parto proprio dall'occhio sostanzialmente, avere in mano dei bei materiali che mi immergono nell'ambientazione, per me fa moltissimo. Addirittura in alcuni giochi, se il personaggio, in giochi magari asimmetrici o cooperativi in cui ogni personaggio ha delle abilità, se il personaggio è esteticamente brutto, io non lo voglio utilizzare. Quindi piuttosto prendo personaggi di bell'aspetto ma più deboli. E Esatto. questo lo applico in generale ai giochi. Quindi io sono più incline, insomma, agli American. Vediamo altri commenti o domande. Allora, del board game online in generale, al di là del bluff, cosa ne pensate? Mi rendo conto che in mancanza di persone vicine fisicamente siano un'ottima alternativa. In alcuni casi poi i tempi di gioco sono minori, dato che la IFA e i vari spostamenti, calcoli, o banalmente basta un click. Parto rispondendo io. Per me sono un po' un palliativo, non so come dire, un succedaneo, ok? Una versione un pochino edulcorata, perché viene meno una componente di interazione umana che per me è molto importante, proprio osservare la risposta emotiva in diretta dell'altra persona, proprio il profumo dei materiali, toccarli, cioè proprio tutto il mondo sensoriale che viene meno. Quindi per me sono appunto un palliativo, definiamolo così, mentre per te, Dario. Io ripeto quello che ripeto sempre, è quasi un mio mantra, dipende da come è stato pensato il gioco, nel senso che è chiaro che se il gioco è stato pensato per essere da tavolo, probabilmente, non sempre, ha delle caratteristiche, no, alla sua massima fioritura quando è da tavolo, anche perché se sei a casa puoi giocare ai videogiochi, però ci sono dei giochi, per esempio quelli super super German, dipende da qual è il cuore del gioco. Dove il cuore del gioco, pensato dal designer, è un elegantissimo e raffinato sistema di design di cui puoi godere anche tramite Board Game Arena, tramite online. Se però non è questo il caso, cioè il gioco gode e raggiunge il suo massimo splendore anche per componenti estetiche e di interazione e sensoriale, allora no.
meglio non farne uso. Io sono sempre per non usare i palliativi, appunto, di usare sempre la massima espressione. Ma come hai detto tu, fondamentalmente esistono i videogiochi, quindi io poi, se devo scegliere tra una simulazione online e il videogioco, a questo punto vado direttamente sul videogioco. In questo periodo di quarantena io ho giocato tantissimo alla PlayStation, ci sono giochi che consentono anche di giocare in gruppo, pensiamo a Call of Duty, Modern Warfare, esatto, che ha avuto un enorme successo in questo periodo, forse anche in virtù del lockdown, ha avuto veramente sono perfettamente d'accordo, però ti faccio riflettere sul caso estremo opposto, cioè per esempio una partita a scacchi la godi allo stesso modo online e dal vivo, quasi nello stesso modo. Perfettamente ragione. E nei due casi opposti, cioè se il gioco è soltanto un sistema raffinato di regole che ti deve solo mettere alla prova intellettualmente, il medium non è così importante, però in tutti i casi mediani è sempre meglio un videogioco. Allora, vedo se... Spesso chi contesta i giocatori passa ore davanti alla TV, ma il gioco è un'attività appunto attiva e la TV è passiva. Meglio il videogame. Ci sono campagne di sensibilizzazione in tal senso, è interessante. Trovo che molti esagerano nel criticare senza neppure provare. È un disorientamento generazionale. Volevo dire, come abbiamo visto prima, non è assolutamente generazionale, ma è anzi millenario. Come abbiamo visto, il fatto di proibire i giochi, ne abbiamo esempi, ne ho fatti un po' prima, ma ce ne sono tantissimi di esempi nella storia. È sempre stato visto come una cosa negativa da alcuni, il gioco. Questo è super interessante. E comunque, sicuramente, Manuel lo sa benissimo, gli hanno anche fatto un'interrogazione parlamentare sul suo gioco, sicuramente un po' di sensibilizzazione potrebbe essere utile da questo punto di vista. Non tanto contro la televisione, perché secondo me anche la televisione, volendo, se ne fruisci in maniera sensata, è un'attività attiva. Proprio sul gioco in sé, sulla potenzialità del gioco, non tanto demonizzare la televisione a favore del gioco, secondo me, ma sensibilizzare in maniera specifica. Tu che ne pensi? Sì, sono perfettamente d'accordo, e fra l'altro hai già incorporato quella che sarebbe stata appunto la mia unica obiezione, che se viene criticata l'attività ludica perché è inutile, ma appunto è inutile, però vabbè, riapriamo il discorso di prima, o perché è diseducativa, ma appunto in realtà è finta, quindi le emozioni che vai a sperimentare non vogliono essere necessariamente educative, comunque nel momento in cui viene fatta una critica di questo genere, dire e allora coloro che si schiantano di fronte alla televisione, in realtà non è un'argomentazione valida. Anzi, in dibattito verrebbe definita la fallacia della falsa pista, o si introduco un altro argomento che svii. Cioè, se noi dobbiamo difendere il gioco, lo facciamo. Poi sì, se vogliamo analizzare i vari media, ok, certo, anch'io posso ritenere il mondo del gioco più stimolante dal punto di vista intellettuale che non la fruizione passiva di un palinsesto. Ma come dice Dario, sono dei media, ognuno ha un suo utilizzo. Perché metterli insomma in... Esatto, non sono parallele. Esatto, sì. Non sono parallele, non sono un rapporto di correlazione tra loro, quindi non c'è motivo di metterli in un... Vediamo se abbiamo altri commenti. Allora, cosa ne pensate degli eventi ludici in questo periodo? Un Modena Play, un Luca Comics, quasi sicuramente rimandate o annullate, così come Essen. Vabbè, per noi è un problema. È un problema enorme. Noi avevamo delle uscite fissate per il Modena Play e per il Luca Comics. Questo ha avuto un enorme impatto, perché è vero che i giochi non escono necessariamente solo in concomitanza di una fiera, resta il fatto che sono eventi importantissimi. Questo lo dico per chi non conosce magari il funzionamento proprio del mercato ludico. Per un editore, per un produttore, queste fiere come Luca Comics sono eventi dal punto di vista economico degli introiti importantissimi, perché spesso non si passa neanche dalla distribuzione, si parla di vendita diretta, quindi diventano cifre importanti che poi determinano il resto degli investimenti che verranno fatti durante l'anno. Un momento di incontro con il pubblico, un enorme momento di promozione, quindi per noi è veramente un problema grosso grosso grosso. Fra l'altro specifico questa cosa, si parla di assembramenti enormi. Un Luca Comics mi fa anche più di 100.000 persone al giorno, assembramenti a fini sostanzialmente volontari, vale a dire che saranno le ultime attività che riprenderanno. Insomma, è un
parliamo di un impatto estremamente negativo per chi Sì, lavora in per noi è un problema enorme. Poi Manuel fa anche concerti, quindi stessa cosa. Cioè, comunque per noi è. stessa cosa. Posso dire a chi ci segue che le ipotesi che stiamo facendo, chi lavora in questo settore, è fondamentalmente di una ripresa di queste attività dopo che verrà trovato un vaccino. E da qua, ora non sono la persona più informata a riguardo, però sento che si ipotizza entro la fine dell'anno. Ora non so i tempi esatti della diffusione, la somministrazione. Però facendo ipotesi ottimiste, si parla di eventi che riprendono nella prima parte del 2021, Esatto, mettiamola così. Comunque, il mio editore però comunque sta. non è detto che i giochi escano per forza in quelle date, possiamo comunque farli uscire, ma sicuramente Esattamente. meno, magari meno di quello che avevamo pensato. È proprio così. Ad esempio, il mio editore prevede l'uscita di due titoli. Uno che è una riedizione di un mio gioco a cui ha lavorato Dario, ha lavorato proprio alla riedizione, e un'espansione di un gioco uscito l'anno prima, quando in realtà da programma dovevano essere tra giochi inediti e espansioni. Ah no, un altro, che è appunto Rainbow Pets, un gioco dedicato ai Esatto. titoli, ma ora insomma non facciamo promozione. Quindi da sei titoli, tra espansioni e giochi inediti, sono diventati tre. Quindi parliamo di un impatto sostanzialmente negativo e con previsioni di vendita ovviamente più ridotte. Vediamo. Allora, la realtà aumentata potrebbe essere la prossima frontiera del gioco da tavolo? Chiedo a te, Dario. Tu Ma sei. non credo. Sicuramente sarà un'altra frontiera, però aprirà nuove strade. Come dicevo, la cosa incredibile è che il gioco da tavolo è rimasto immutato in millenni, quindi penso che continuerà a rimanere immutato. Si aggiungeranno nuove cose, magari si creerà una nuova nicchia, così come il fumetto è diventata una nuova nicchia e non si è sostituita la letteratura. Diventeranno nuove nicchie, magari un ibrido tra videogiochi e gioco da tavolo, ma non verrà mai soppiantato il gioco da tavolo, secondo me almeno. Un'analogia che possiamo fare è quella delle companion app, che sono diventate molto popolari in alcuni giochi, appunto, che fanno uso di un'app, quindi i giocatori, o sul telefono o su un tablet o magari collegando al televisore, hanno l'app che gestisce certi effetti di gioco, come una sorta di master. Alcuni giochi, penso ad esempio Mansions of Madness, Case della Follia, credo che sia in italiano, o Descent, hanno molto beneficiato di questo apporto, rendendoli dei grandi successi commerciali, ma non mi hanno soppiantato il ruolo del master nel mondo del gioco. Hanno Esatto. introdotto una possibilità in più. Passiamo alla prossima. Cosa consigli come bel gioco in cui il protagonista è femminile, ovvero una donna? Chiedo per le mie cuginette gamers. Allora, videogiochi ci sono tanti. Videogiochi stanno spopolando parecchio. C'è Lara Croft, c'è la tizia di. Come si chiama il gioco? È uscito per PlayStation 4 da poco. Nel 2017 con la tizia con i capelli rossi, famosissimo. Mannaggia, non mi viene in mente, me lo diranno nella chat. Sì, È mi uscito capisco. insieme a Zelda nel 2017. È un gioco molto, molto importante per PlayStation 4. In questo momento ce l'ho sulla punta della lingua, non mi viene il titolo. Se a qualcuno viene in mente, lo dica nei commenti. Però nei videogiochi ci sono parecchi. Anche Metroid, la protagonista è una femmina, anche se è piena di armatura. Nei giochi da tavolo non mi vengono in mente se non i giochi in cui ci sono molti personaggi da scegliere, tipo Bang. In Bang alcuni personaggi sono donne, e in realtà nei giochi da tavolo difficilmente tu impersoni un personaggio specifico se non negli American. Quindi in molti American, tipo in Zombicide, ci sono dei personaggi donne. È più una questione di tema che nel gioco da tavolo, che devi vedere se può appassionare le tue cugine. Ci sono i più svariati temi, a partire da qualunque cosa, tipo pirati, appunto, ad arrivare a gestire l'organizzazione di una casa, l'immobiliare, c'è di tutto. Però come personaggio vero e proprio devi andare un po' negli American, dove c'è la scelta del personaggio tra vari individui. Chiarissimo, fanno presente che il titolo che non ti veniva era Horizon. Esatto, Horizon Zero Dawn, perfetto. Allora, verissimo quello che hai detto, infatti sarebbe stata la mia risposta. Ora, dal momento che nel gioco da tavolo, se si interpretano dei personaggi, non c'è un solo personaggio, non mi viene in mente un gioco in cui tutti i personaggi sono unicamente femminili. Però questa è una cosa che posso dire, nel mondo del gioco c'è una crescente attenzione nei confronti di una rappresentazione inclusiva, mettiamola così. E quindi è difficile adesso trovare dei giochi in cui gli unici personaggi a disposizione siano uomini, per intenderci, cioè, tendono ad essere proprio divisi matematicamente 50 e 50. Esatto, Comunque. in genere quando ci sono da scegliere dei personaggi sono sempre
di vario sesso, non c'è mai una prevalenza maschile o femminile. A volte addirittura se non c'è, cioè se non hanno una personalità, i personaggi puoi scegliere, cioè fronte e retro della carta, a volte sono maschio e femmina in alcuni giochi, se non c'è una personalità. Mi vengono in mente, ecco, due titoli che vorrei citare. Uno è Fog of Love, a cui anche tu hai giocato, un Molto gioco bello. estremamente particolare e che come operazione artistica e intellettuale ho trovato splendida. Non è un Come gioco gameplay, no, non è molto bello come gameplay, che però mi dava come idea è curiosità stupendo. di rigiocarci, però a livello proprio di design, sia estetico che invece proprio di sviluppo delle regole, è molto affascinante, dedicato alla conoscenza del partner in cui si interpreta degli innamorati e tu racconti, vai a sviluppare una relazione con tutti i possibili sviluppi. E in quel caso i giocatori possono decidere il loro sesso, quindi inscenando una relazione anche omosessuale se desiderano. Oppure mi è venuto in mente un titolo che ha fatto molto discutere, ossia è Miss Monopoly. Un gioco dedicato. L'hai presente, Dario? Sì. Ok, quindi un gioco Monopoly sostanzialmente, ma con una rappresentazione femminile, dove a livello tematico si racconta di achievement femminili, mi viene in mente qualcosa, e in cui ci sono delle regole discriminatorie che a me fa molto ridere, ossia che tipo se sei una donna, tu sei avvantaggiata. Hai tipo delle cose che ti costano meno o ricevi delle sovvenzioni dal tavolo. È un gioco che vorrebbe avere delle finalità Le didattiche, quote in cui, rosa. esatto, delle quote rosa, in cui fa nell'idea, da quel che ho capito, della creatrice del gioco, c'era l'idea di far sperimentare agli uomini cosa significa essere svantaggiati. Anche se il gioco è bizzarramente discriminatorio nelle regole, a me sta benissimo perché è finto, quindi è bellissimo Esatto. sperimentare. Però di fatto, sì, se sei una donna sei avvantaggiata in questo gioco, se sei un uomo no. E può quasi venire letto che se sei una donna il gioco ti viene incontro, mentre se sei un uomo devi essere più bravo Esatto. a cavartela con quello che hai. Quindi questo è un esempio bizzarro. Quindi sortisce l'effetto opposto, praticamente. Ma volendo prendere sul serio, sì, si può interpretare nel modo opposto. Allora, ciao a tutti, purtroppo devo andare, vi faccio tanti complimenti, davvero interessantissima conferenza, seguirò con piacere quella a venire. Grazie mille, Giulia. Stavo dicendo Giulia da Salerno, ma in realtà è il Grazie. suo nome. Allora, Francesco Luis di Puccio, questa commissione tra Francia Ciao, un mio e amico, Francesco Di Puccio. Cusillipo. Ah, Un altro mio ok. amico. Ecco, giocare a giochi di società online o con Puzzilli danno due esperienze molto diverse. Perché godo molto di più di giocare con i pezzi? Abbiamo risposto, secondo me, perché il gioco è pensato, il design è pensato per godere dei pezzi. Come ho detto prima, secondo me, se il gioco è puramente intellettuale, come gli scacchi, per esempio, e gode solo di quello, non c'è tanta differenza, almeno per me, però è una cosa molto personale. Se invece ci sono dei pezzi che danno un'esperienza tattile e peculiare, allora sì, c'è molta differenza. Anche Manuel ha detto che per lui c'è una differenza abissale, cioè, i giochi online sono surrogati. E a quel punto, come ho detto, io preferisco un videogioco, in tutto e per tutto. Non so come siamo messi a domande, in caso Sergio comunque ci fa apparire una scritta che ci indica che sono terminate le domande. Allora, Fabrizio dice, Sociomensa, sto collaborando con una casa editrice emergente al lancio di vari giochi. Purtroppo un primo Kickstarter non è andato bene. Quanto è importante pubblicizzare il gioco su siti, gruppi Facebook, YouTube e fiere? Poi inizio rispondendo io. È enormemente Vale. importante. Il successo di un Kickstarter è determinato dalla campagna che si fa prima del lancio del Kickstarter. Sostanzialmente, nel momento in cui tu apri il Kickstarter, devi aver già promosso il gioco. Il mercato deve già conoscere dell'esistenza di questo gioco. Addirittura, ci sono delle percentuali stimate che devono essere raggiunte entro le prime 24 ore, 48 ore, per determinare il successo del Kickstarter. Se già non succede in queste prime ore, tu hai già un indice molto negativo sul successo dell'opera. Quindi sì, lavorare sul territorio in senso lato è molto importante. Infatti, i crowdfunding hanno magari dato l'illusione a chiunque, ah, ok, creo un gioco, lo presento e tutti scopriranno dell'esistenza di questo gioco. E invece no, perché le proposte sono veramente tante. Quindi è necessario essere collusi, volendo usare un'espressione mafiosa, con canali, con forum che parlino di questo gioco già in fase di lancio. E fra l'altro, ora non so se questo fosse stato fatto nei giochi di cui si parla, è veramente molto importante la rappresentazione. Cioè io devo avere l'idea di un gioco finito. Quindi la presentazione deve essere coinvolgente. La sensazione che devo avere è quella di un pre-order, semplicemente.
quindi di concretezza. Esatto. Infatti è una delle ragioni. Comunque per una cosa importante da dire, che in realtà hai già citato, ma una cosa molto importante da far capire, è che il Kickstarter non è una scorciatoia, come viene presentata spesso. Non è una scorciatoia, anzi prevede tutta una serie di professionalità collaterali diverse da quelle del game designer. Cioè è molto complesso far funzionare un Kickstarter. Paradossalmente io direi, quasi consiglierei a un esordiente di andare per la filiera tradizionale, perché nella filiera tradizionale, se il gioco va per fiere e piace e il game design è solido, può quasi farcela anche senza troppa pubblicità, se il gioco è molto molto bello, più che se lo fai tramite Kickstarter, perché tramite Kickstarter nessuno ci giocherà prima che viene finanziato, quindi il suo essere gioco verrà meno alla luce rispetto al marketing, che è l'unica cosa di fatti che il Kickstarter ha. Quindi paradossalmente, se non sei un grande economista, cioè un grande esperto di marketing, uno che sa usare Kickstarter, non è una scorciatoia. È meglio andare in una fiera, presentare il tuo gioco, stampare in un piccolo quantitativo, proporlo a distributori, farlo arrivare nei negozi e procedere per la filiera tradizionale, perché altrimenti il fallimento è dietro l'angolo. Daniele Zanoni, che saluto, anche lui socio mensa, dice: ci sono psicologi del gioco, mi viene in mente Jane McGonigal, credo si pronunci così, che propongono una gamizzazione, termine orripilante, della realtà. In Reality Broken lei propone delle correzioni della realtà perché possa essere migliore, più coinvolgente e più gratificante. Cosa ne pensate? Non conosco in realtà l'argomento di questo. Allora, è un argomento molto molto vasto, quello della gamification, molto interessante, però è veramente poco sfruttato bene dalla società attuale, è poco approfondito, nel senso che è un po' l'evoluzione di quello che dicevo prima del capo dei Boy Scout che diceva facciamo tutto col gioco, nel senso che le dinamiche ludiche danno modo di apprendere i concetti molto più rapidamente, far succedere le cose in maniera molto meno stressante per le persone, molto più divertente. Però quello che è stato fatto finora, più che una gamizzazione, è una puntificazione, cioè mettono le società, mettono i punti, mettono le società normali dove tu sei impiegato, hanno cominciato a parlare di gamification mettendo dei badge dove tu diventi impiegato migliore degli altri, fai dei punti, ma non è questo il gioco. Cioè, questo è mettere dei punti, fare in modo che tu pensi di aver vinto qualcosa, ma siamo ancora, secondo me è una cosa che sarà bellissima quando accadrà, io lo sto studiando molto questo argomento, ma siamo ancora proprio in alto mare, stiamo semplicemente dicendo facciamo finta di dare dei premi, cioè è quasi si fa da tempo questa cosa e non funziona, dare dei premi fittizi per fare in modo che le persone lavorino in maniera più efficiente, ma è proprio il primissimo stadio, è un passettino verso una cosa molto molto diversa, che è far fare le cose divertendosi alle persone. Chiarissimo. Quanto influisce l'ambientazione per un gioco? Beh, allora, non c'è una risposta in termini assoluti. Dipende ovviamente dal gioco, dipende dal gusto della persona. Per me è fondamentale, è assolutamente fondamentale. È importante poi che, è importante, o meglio, influisce in maniera positiva se l'ambientazione non è una skin, ma lavora in sinergia con le meccaniche. È proprio bello quello, che è uno degli aspetti che a me, ad esempio, interessa di più nel momento in cui creo un gioco. Però in termini assoluti dipende dal gioco. Dario, hai qualcosa più specifico da dire? No, sono d'accordissimo. La cosa di amalgamare con le meccaniche è fondamentale, anche perché aiuta a capire le regole. Cioè, se le cose che fai hanno senso, un'ambientazione è pure utile a livello di game design, perché ti aiuta a ricordarti quello che devi fare. Cioè, se sono cose completamente a caso e tu muovi un omino e in realtà stai andando nello spazio profondo a fare una missione, è complesso da ricordare. Specialmente per giochi più difficili è importantissimo. Sono d'accordissimo. Che ieri ho spiegato un gioco molto robusto e più volte proprio cercavo dei ganci emotivi, cioè dicevo addirittura, oltre a spiegare il tema, qual era l'emozione che una persona avrebbe provato per fare un'azione, così si ricorda. Anche io lo faccio spesso. Tipo, questa è una bastardata, questa invece mi fa sentire al sicuro. Allora, vediamo la prossima. Ci sono per caso media italiani, come video o podcast, che trattino tematiche come la storia dei giochi o opinioni di design e ludologia di cui siate a conoscenza? Trovo spesso tali materiali in inglese, ma in italiano, ad eccezione di libri e video recensioni di giochi specifici, non ne trovo altrettanto facilmente. Io credo che ne esistano parecchi. Sì, però non di questa categoria, cioè non di ludologia o storia dei giochi. Cioè sono quasi tutti incentrati sul mercato, purtroppo in italiano c'è poco, sì, recensioni, ma anche opinioni, classifiche, nuove uscite, sì,
Ma sul gioco teorico, sul game design teorico, sulla ludologia c'è poco. E sulla storia dei giochi, purtroppo c'è poco. Io pensavo di fare dei progetti del genere, però impiegano veramente tantissimo tempo. Quindi forse in futuro qualcosa farò. Però ancora siamo in alto mare. Però sì, c'è pochissimo a livello teorico, purtroppo. Nei giochi astratti è necessario creare una storia a supporto? No. No, nei giochi astratti sono astratti. Quindi... A Ok. volte lo si fa, a volte lo si fa, per esempio c'è Santorini che è uscito da qualche anno che lo fa, però i giochi astratti proprio come gli scacchi sono, se c'è un bellissimo game design, un bellissimo gameplay dietro, non hanno bisogno dell'ambientazione. Però è importante, come dicevamo prima, dato che come abbiamo detto prima, per imparare le regole è fondamentale l'ambientazione, infatti i giochi astratti spesso hanno pochissime regole, cioè i giochi astratti devono funzionare con pochissime, Dama ha due regole. E funziona. Se metti tantissime regole, tutto astratto, muovi il pallino bianco per fare questo, quello rosso per fare questo, prendi tre pallini viola e ne dai due fucsia, no, è impossibile funzionare un gioco del genere. Se lo fai con due regole, sì, e sono fighe, lo puoi fare. Fra l'altro c'è proprio una spiegazione scientifica, perché in questi casi si utilizza la memoria di lavoro e in generale la memoria di lavoro qual è? Quella che utilizziamo per, la dico in termini non grossolani, di più, per ricordare cose che non hanno un significato, quindi numeri, codici, è allenabile, dipende da persona a persona, ovviamente questa predisposizione, ma è enormemente allenabile. Fatto sta che le tecniche di memoria, infatti, sono incentrate nel trovare dei ganci, dei collegamenti concettuali, se vogliamo, quindi nel trasformare i stringhe di numeri in lettere, quindi in parole o in concetti che ti rendono più facile da ricordare. Questo in generale, la memoria di lavoro funziona così. Quindi un gioco in cui tu non hai questi ganci emotivi di immaginazione concettuale, le regole devono essere snelle, altrimenti sono letteralmente irricordabili proprio per funzionamento del nostro cervello. Stanno fioccando tantissime commenti e domande, fra l'altro qua. Allora, Alessio dice: c'è un motivo per cui in quasi tutti i regolamenti l'obiettivo del gioco non è spiegato all'inizio del regolamento, ma all'ultima pagina, mentre le prime sono dedicate al setup della plancia. In realtà Sì, concordo. c'è un motivo, però io non concordo in pieno. Cioè, io per esempio quando lo spiego lo dico subito l'obiettivo. Infatti, io stavo dicendo che io concordo parzialmente perché la prima cosa che in realtà leggi è scopo del gioco. Poi non ti viene spiegato esattamente il modo in cui consegui quell'obiettivo, però l'obiettivo sì, secondo me va Esatto. dato sin dall'inizio. Poi ci Sono sta che più d'accordo. avanti mi spieghi i dettagli, mentre dimmi No, per c'è un chi. motivo per cui i regolamenti l'hanno fatto in passato, però adesso sta un po' cambiando questa cosa. Il motivo è che tu teoricamente vorresti evitare di leggere il regolamento, cioè l'idea è che tu vuoi prendi il regolamento, apri la prima pagina, fai quello che c'è scritto, poi fai quello che c'è scritto, poi fai quello che c'è scritto e puoi giocare in questo modo, senza leggerlo tutto prima. Quindi setup e fai il setup. Primo turno, l'idea è questa, però non funziona sempre benissimo. Cioè l'idea è che tu apri, fai il setup, leggi e fai quello che c'è scritto, leggi e fai quello che c'è scritto. Però non sempre funziona. Io sono d'accordo che secondo me spiegare prima lo scopo è ottimo. Cioè Certo. cosa devi fare per vincere è importantissimo. Domanda di Chiara. Per quanto riguarda i modi in cui spendere il tempo libero, il gioco è uno dei pochi ambiti in cui si utilizza l'intelletto alla massima potenza, piuttosto che allenare la coscienza, passeggiate, chiacchierate, che riflessioni si possono fare a riguardo? In realtà è una domanda estremamente, molto, un tema ampissimo. Eh sì, è molto molto ampio. In realtà sono due tipi di intrattenimento diversi. Il gioco è più equiparabile appunto a un libro, ovviamente non lo è, come abbiamo detto prima non lo è, però piuttosto che una passeggiata è comunque un tipo di intrattenimento attivo, cioè devi entrare in un certo tipo di meccanismo, di mentalità per produrre qualcosa a livello fisico davanti a te, seguendo gli schemi. La passeggiata, le chiacchiere sono un tipo di intrattenimento molto diverso, un po' complesso da paragonare. Tu che dici? È molto complesso questo tema. Mi viene in mente, fra l'altro, quando propongo di fare un gioco e mi rispondono, però una roba semplice, qualcosa in cui non ci sia da pensare. Dico, ok, andiamo a fare sport. Sì, ma qualcosa in cui non ci si debba muovere. Facciamo sport. È la stessa cosa. Esatto. No, è molto difficile questa domanda, interessante. Tu ci vedi, cioè, non saprei come distinguere. Effettivamente, chiacchierare e fare una passeggiata è un intrattenimento, ma è una cosa molto diversa. Cioè, è più Sono una due cose. pausa, è più un'assenza di attività.
più che un'attività, cioè è una pausa tra diverse attività che tu fai e godi nel farla in quanto pausa. Ma se uno dovesse passeggiare o chiacchierare sempre, non sarebbe più una cosa bella. Cioè, vive la sua bellezza in quanto pausa, no? Esattamente, in cui ad esempio non c'è un obiettivo, banalmente, in cui ti godi la situazione, mentre nel gioco c'è un obiettivo specifico che stai perseguendo. Già, questa è una differenza importante, dove in un caso hai la tensione e ci deve essere, se il gioco non crea tensione non sta funzionando, mentre se sei teso mentre chiacchieri probabilmente non è una bella Non chiacchierata. esatto, non sta funzionando la chiacchierata. Vediamo la prossima. Non ci sono altre domande dal pubblico. In realtà guardo al volo se... Allora, in realtà no, stavo leggendo, ma erano delle risposte che le persone si sono date tra di loro. C'era chi, ad esempio, quindi stavano dibattendo anche le persone che ci stavano seguendo. Dario, in realtà noi siamo in diretta Va da bene. praticamente 2 ore, 1:50. Se sei d'accordo, mi concederei. Sì, per me va benissimo. Sono molto contento della chiacchierata, è stato molto interessante. Anche per me, davvero, è già parso in sovraimpressione il nostro sito. Io invito tutti coloro che non fanno parte dell'associazione a sbirciare sul nostro sito mensa.it, dove troverete Quid, la nostra rivista digitale, già al secondo numero, che raccoglie il contributo dei soci che portano la loro prospettiva personale e professionale in tantissimi argomenti raccolti in volumi monografici e a tentare una simulazione del nostro test d'ingresso. Si trova appunto sotto come iscriversi nel sito, viene rimandata la simulazione organizzata, creata dal Mensa Norvegia, ma comunque tradotta in italiano, prendetela appunto anche come un gioco per mettervi alla prova. E chissà che quando non riprenderemo con la somministrazione dei test, ora stiamo prevedendo metà giugno, ma ancora non abbiamo un'informazione precisa. Non vogliate cercare, insomma, di conoscerci meglio e magari entrare a far parte di questa associazione, o comunque continuate a seguirci, che ci fa tantissimo piacere. Dario, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. È stata una chiacchierata interessantissima. Vedo che gli amici, insomma, ci stanno salutando. E Ciao a tutti, è quindi un piacere. un saluto e alla prossima, sabato prossimo. Anzi, no, non si passa da sabato prossimo, dato che data la fine del lockdown, probabilmente sceglieremo un infrasettimanale. Dico, chi magari si era affezionato a questi appuntamenti del sabato pomeriggio, passeremo al mercoledì sera, saltando la prossima settimana, ma da quella dopo. Grazie ancora a chi ci ha seguito. A presto. Ciao a tutti.